Tecnico Igor Cassina. Buonasera Igor. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda interviste e riprese e anche assistenza tecnica sul posto Andrea Carosi, l'edizione è di Massimo Moscatelli, il coordinamento giornalistico di Roma di Alessandro Gargiulo. Allora siamo allo Sport Palais e dobbiamo subito dire che l'Italia, come avrete già capito anche dalle notizie e dai servizi che abbiamo realizzato in questi giorni, ha ottenuto un risultato davvero storico perché ha mandato a Parigi 2024 le due squadre, la maschile e la femminile, e la femminile ha ottenuto il record. Ecco intanto gli azzurri con Yumi Nabbadini, ecco il capitano Nicola Bartolini. Dicevo che era un risultato che non accadeva da Londra 2012 e dunque veramente un risultato importante, Igor, considerando che ad esempio per la femminile dal 2008 è la quinta volta consecutiva che la squadra femminile guidata da Enrico Casella riesce a centrare questo prestigioso obiettivo. Che mondiale ti aspetti, Igor? Adesso abbiamo ottenuto già tutto quello che si poteva ottenere, tra l'altro l'Italia maschile in finale a squadre, così come anche l'Italia femminile che si è qualificata con il sesto posto, mentre la maschile con il sesto punteggio. Innanzitutto felice di tornare al commento tecnico di una gara così importante, un campionato del mondo che ha dato soprattutto l'accesso e il pass olimpico alla nostra nazionale. I nostri azzurri hanno conquistato questa finale, sesto posto provvisorio dopo la gara di qualificazione, e quindi oggi ci divertiremo, vivremo tutti insieme delle piacevolissime emozioni, perché lo dico da sempre, da quando ho iniziato a fare questo sport, la ginnastica è pura emozione. Ricordo i nomi dei ginnasti: Yumi Nabbadini della Pro Karate, Nicola Bartolini della Pro Patria Bustese, Lorenzo Mincasali della Giovanile Ancona, Matteo Levantesi della Evaristo Pasqualetti che ha centrato anche un'eccellente finale alle parallele, Mario Macchiati della Fermo 85 e Lorenzo Bonicelli della Ghislandoni Gallo. I tecnici, oltre a Giuseppe Cocciaro che è il responsabile, sono Alberto Busnari, Marco Fortuna, Paolo Pedrotti e Paolo Quarto. Per quanto riguarda gli ufficiali di gara, Diego Lazzaric e Massimiliano Villapiano, il team manager è Andrea Facci, il capo delegazione Vittorio Massucchi, i fisioterapisti Beatrice Di Blasio e Salvatore Scinto. Salvatore Scinto però si dedica al settore della femminile, mentre il medico è Matteo Ferretti. Poi domani ovviamente vi daremo tutti i dettagli per quanto riguarda la squadra femminile. E soprattutto c'è da dire che ha sorpreso il dominio del Giappone in fase di qualifica, che ha ottenuto un punteggio molto importante, 258-228 contro il 254-628 degli Stati Uniti, poi Gran Bretagna 254-193, Canada, Germania. L'Italia si è qualificata con il sesto punteggio 248-796 e poi ancora Svizzera e Cina che ha un po' deluso con 248-163. Sono rimaste fuori dalla finale Spagna, Turchia e Olanda, e soprattutto per quanto riguarda la Turchia questo è un elemento di sorpresa. Vi ricordo che lo Sport Palais è uno storico luogo di sport e di intrattenimento, concepito inizialmente come una pista ciclabile al coperto alla fine degli anni 20, progettato per essere il più grande del suo genere in Europa. Lo Sport Palais ha guadagnato fama principalmente per aver ospitato le gare dei sei giorni dal 1934 al 1983, mentre qui vediamo il formidabile squadrone giapponese. Ma oltre agli eventi ciclistici, la sede ha ospitato anche varie competizioni sportive, tra cui la box, lotta, ginnastica, pallacanestro, pattinaggio artistico e hockey sul ghiaccio. Qui ci sono stati degli importanti concerti dei Pink Floyd, dei Rolling Stones, di Eric Clapton, e la capacità di questo impianto è di 13.000 posti. Vediamo che sono molto fiduciosi i ginnasti statunitensi. Ma per quanto riguarda, Igor, la prospettiva proprio di questa gara, c'è da dire che nell'all-around, solo per fare un esempio, ben tre giapponesi hanno conquistato i primi tre posti. Sappiamo poi che per regolamento un ginnasta viene scartato e quindi andranno in finale all-around Chiba e Kaya.
mentre qui vediamo che si sta avvicinando la Svizzera. Sì, tra l'altro è stato, se si può così dire, un po' beffato Hashimoto, campione olimpico uscente, che è proprio terzo dei giapponesi e quindi per il regolamento non potrà partecipare alla finale all round. Non è apparso nella gara di qualificazione nella sua forma smagliante che ha sempre dimostrato in questi ultimi anni, anche alle ultime Universiadi ha poi interrotto la gara. Quindi evidentemente è venuto, ha partecipato, ma non è al suo top, anche se lo vedremo impegnato comunque nelle finali di specialità. Per quanto riguarda l'All Round, vi ricordo che l'Italia ha ottenuto l'undicesima posizione con Yumi Nabadini qualificato, così come qualificato anche Lorenzo Casali, quindicesimo. Teoricamente era qualificato anche Mario Macchiati con la 22esima posizione, ma essendo appunto il terzo azzurro è stato estromesso dalla finale. Ecco intanto belle immagini dello squadrone britannico. E adesso andiamo a vedere, soprattutto dicevo in fase di presentazione, Igor, che ha deluso un po' la Cina, che ha ottenuto proprio l'ultima posizione disponibile per accedere all'Olimpiade con l'ottavo posto. Sì, un ottavo posto che apparentemente potrebbe lasciar pensare. Guardando un pochino gli atleti e soprattutto in virtù degli Asian Games che ci sono stati, hanno optato, diciamo così, per portare una squadra B, che fa anche un po' strano dire squadra B quando si guardano dei nomi che sono campioni del mondo e anche medagliati olimpici, ma sappiamo il serbatoio immenso che ha la Cina, stiamo parlando del settore maschile, quindi in questo caso un ottavo posto in virtù di tanti tanti errori che ci sono stati nella gara di qualificazione. Possiamo, Andrea, anche far notare che dalla quarta posizione all'ottava, quindi alla Cina, ottavo posto, c'è un punto. Quindi, nonostante gli innumerevoli errori nella gara di qualificazione, sappiamo che adesso ci sarà la finale, una delle finali più attese e più affascinanti, tre sull'attrezzo e tre punteggi che conteranno. Quindi, tutto possibile. Ed ecco l'Italia con Matteo Levantesi ad aprire proprio la formazione azzurra. Matteo Levantesi, soprannominato affettuosamente Nano, ma non c'è nulla di dispregiativo in questo soprannome che lui accetta volentieri e che veramente considera come un gesto anche di considerazione da parte dei ragazzi. E poi il penultimo è il grande Nicola Bartolini, capitano della squadra azzurra, seconda riserva al corpo libero, ma come ha detto in un'intervista che ha rilasciato proprio l'altro giorno, Nicola ha pensato soprattutto al bene della squadra, soprattutto alla qualifica. E questa è un po' la filosofia, Igor, del direttore tecnico Giuseppe Cocciaro, perché ricordiamo che a casa, tanto per fare un esempio, abbiamo due grandi specialisti agli anelli come Marco Lodadio e Salvatore Maresca, ma in questo momento il direttore tecnico ha preferito magari non avere punte eccellenti su uno o due attrezzi e avere invece una determinata media per garantire proprio la qualifica olimpica. Sì, Andrea, è stata una scelta attenta, accurata del direttore tecnico e vincente, devo dire, anche in virtù degli ultimi risultati che la nostra nazionale ha ottenuto. Ricordiamo anche un altro grandissimo atleta, Carlo Macchini, capace di poter agguantare la finale alla sbarra e di vincere anche una medaglia, che proprio per un discorso di scelte strategiche per agguantare il pass olimpico subito è stata fatta questa scelta. Intanto si stanno riscaldando i ginnasti con il Giappone che partirà al corpo libero e vedremo Giappone e Stati Uniti, quindi gara di altissimo livello, un confronto diretto. Si partirà con Kenta Chiba per poi proseguire con Yul Moldauer, statunitense. Al cavallo con maniglia invece vedremo Gran Bretagna e Canada, agli anelli la Germania e l'Italia con Mario Macchiati, Yumi Nabadini e Lorenzo Mincasali, al volteggio la Svizzera e la Cina.
quindi davvero una gara di altissimo livello e soprattutto, se vogliamo, anche Igor, un po' crudele, perché mentre in fase di qualifica potevano salire quattro ginnasti e veniva scartato il peggior punteggio, adesso salgono in tre e tutti e tre i punteggi sono validi, non ci sono scarti. Esatto, questo è uno dei motivi che rende ancora più affascinante questa finale, dove fino all'ultimo bisogna stare estremamente attenti, concentrati e non lasciare nulla al caso, perché una caduta influenza l'andamento della gara e della finale. Intanto qui vediamo Macchiati che prende confidenza con Gianelli. Devo dire che il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha scelto proprio una formazione molto matura, affiatata, ed ecco Abbadini, classe 2001, ha 22 anni, compiuti il 6 maggio, si allena con Alberto Busnari con la ginnastica pro karate, e domani dobbiamo ricordarci, a proposito, di fare gli anni per Abe. Gli anni non passano mica solo per noi, Igor. Esatto, è vero, grande amico prima e collega Alberto Busnari, si può dire che ho vissuto tutto il mio percorso di atleta insieme a lui, quindi abbiamo, ci siamo portati a casa tante bellissime esperienze di vita, non solo da un punto di vista professionale ma umano, che ci hanno permesso di essere ancora molto legati e sentirci costantemente. Alberto sta facendo un grandissimo lavoro e non a caso questo grande atleta, che in questi ultimi anni ha dimostrato di essere tra i protagonisti della nostra nazionale, sta facendo e continuerà a fare belle cose, quindi complimenti ad Alberto e complimenti anche alla società attuale, la Pro Karate, dove io ho avuto il piacere di avere la possibilità di trasferire questa grande passione come allenatore e direttore tecnico proprio per la società Pro Karate. E poi, tra l'altro, visto che siamo ancora in fase di riscaldamento, ci consenti un attimo di divagare. Tu hai fatto parte di una squadra davvero eccezionale, non soltanto da un punto di vista tecnico ma anche umano, perché i componenti erano Matteo Morandi, Matteo Angioletti, Enrico Pozzo, detto Piero, Piero Angela, perché lui sa sempre tutto di tutto. Poi c'era appunto Alberto Busnari, ho dimenticato Andrea Coppolino. E adesso entriamo nel vivo della competizione con il corpo libero di Ciba, che ricordo aveva ottenuto a questo attrezzo in fase di qualifica 13,90, non un punteggio esaltante per lui. Doppio salto avanti carpiato, bene eseguito, due avvitamenti in avanti e un salto teso collegato, ha rischiato di appoggiare i glutei al suolo, salto teso avanti e collegato un salto teso con due avvitamenti e mezzo, due avvitamenti questo stoppato, croce in verticale. È stato molto bravo nella seconda diagonale a evitare la caduta, una salita alla verticale a gambe unite. Rondata, due avvitamenti e mezzo e di rimbalzo un salto raccolto con mezzo giro molto scarso, è arrivato molto arretrato prima del secondo salto e anche qui ha rischiato la caduta. Tre avvitamenti di finale, stoppato, in qualche modo si è salvato. Sì, però ripetiamo, il corpo libero Igor non è proprio il forte di Ciba, lui è molto valido al cavallo con maniglie, al volteggio e alle parallele, ma anche alla sbarra, mentre altro punto debole per lui sono gli anelli. E adesso è il momento, intanto sono usciti i primi punteggi con Langnegger al volteggio che ha ottenuto 14.233, mentre ora andiamo a vedere James Hall, specialista del cavallo con maniglie. Ha iniziato molto bene con
elemento Son, atleta americano che lo ha inventato. Lavoro su una maniglia per aumentare la difficoltà. Una camminata dietro. Brutta, si è disunito molto e cade. Si era disunito Igor, baricentro molto basso e quindi inevitabile la caduta. È una caduta molto pesante, soprattutto a inizio finale. Cavallo con maniglia, sappiamo che è uno di quegli attrezzi molto delicati dove il concetto di imprevedibilità è sempre presente. Prosegue con la parte finale. Stockley inverso. Peccato perché James Hall in fase di qualifica aveva ottenuto comunque un punteggio interessante, 14.033, mentre vediamo sullo sfondo proprio Macchiati, e quindi tra poco, ecco, sta proprio esibendosi davanti a noi Igor, mentre Ciba ottiene 12.933, punteggio molto basso. Noi andiamo in radiocronaca, Igor, per seguire Macchiati, che voi non potete vedere anche perché la regia è internazionale. Bravo, uno Zucara avvitato di finale, ben tenuto. Mario ha iniziato bene la nostra finale. E adesso c'è la risposta di Yul Moldauer. Bravissimo, una grande rincorsa, un salto teso con 2 avvitamenti e mezzo, 2 avvitamenti in avanti e di rimbalzo un salto teso con l'aggiunta di 1 avvitamento, perfetto. Un Tabak con mezzo giro, anche questo perfetto, con l'arrivo stoppato. E per chi ci segue da casa, stoppato si intende che quando i piedi arrivano al suolo non c'è nessun movimento o spostamento. Molto bella la parte a terra in Thomas. È una ginnastica la sua molto spettacolare. 2 avvitamenti anche questi stoppati. 2 avvitamenti e mezzo e di rimbalzo un salto teso con un leggero saltello. Rincorsa, rondata, 3 avvitamenti, molto buono. Ricordiamo che, ecco, intanto Moldauer invita il pubblico di Anversa, palazzetto che è quasi al limite della capienza con 13.000 spettatori. Moldauer che aveva ottenuto in qualifica 14.233, anche se il miglior statunitense è quello che verrà poco dopo, vale a dire Frederick Richard con 14.60. James Hall 11.933, paga cara la caduta al cavallo con maniglia. Ed è un punteggio, come abbiamo detto, che non si può scartare. Intanto Mario Macchiati ha ottenuto 13.133 con difficoltà di 4.7, esecuzione di 8.433, ma nessuna penalità. 13.133 per Mario Macchiati. E adesso andiamo a vedere Zachary Clay, il canadese. Canada che è stata una piacevole, diciamo piacevole, sorpresa con questo quarto posto provvisorio dopo la gara di qualificazione. Elemento Wugonian, lo stesso elemento che ha visto poi il ginnasta britannico nella caduta. Una camminata in avanti, una camminata dietro, ben eseguito. Bravo. Da sottolineare che Zachary Clay in fase di qualifica non ha mai superato la soglia del 14, Igor, che pure indica lo spessore internazionale, ma ha sempre mantenuto una media dell'oltre 13.50. Intanto Moldauer dà una scossa alla classifica con 14.366. E adesso ci spostiamo al volteggio con Langnegger. Rondata, flick, salto teso con 2 avvitamenti e mezzo. Bisogna vedere però se il piede sinistro, Igor, non ha oltrepassato la riga bianca. Molto probabilmente sì. Adesso se nell'immagine rallentata ce lo mostrano. Lo Yurchenko, quindi la rondata, il flick. 2 avvitamenti e mezzo. Ecco, si è uscito.
intanto non inquadrato c'è Daiki Hashimoto, ecco, lo vediamo adesso da questa Moldauer 14-366, però la reggente nazionale poteva rendere onore al campione olimpico, mentre un ginnasta svizzero, Luca Giubellini, ha rischiato di cadere all'indietro. E adesso andiamo a vedere Yumin Abbadini, uno dei ginnasti più maturi del team di Giuseppe Cocciaro. Forza Yumin, questo atleta si può dire che l'ho visto crescere inizialmente quando aveva 9-10 anni, che è approdato dalla sua società originaria, la Ginnastica Meda, per un periodo, e quindi si vedeva già le caratteristiche che aveva, un talento. Ma soprattutto grande testa. Orizzontale a gambe unite, tenuta benissimo, ricordiamo almeno la posizione deve essere mantenuta per 2 secondi e lui l'ha tenuta 4-5 secondi, bravo. Una gran volta di dorso, una bellissima linea, anche perché è una delle sue caratteristiche nella sua ginnastica, ha una bella linea, elegante. È naturalmente giovanissimo e ha un futuro davanti, è tutto in crescita. 22 anni per Yumin Abbadini, nato a Bergamo. Zucara avvitato anche per lui, ben tenuto. Un bel esercizio da parte di Yumin Abbadini. La sua prima società è stata la IALA Ginnastica Artistica Alzano, poi è passata alla ginnastica pro karate, appunto, con Alberto Busnelli. Molto determinato Yumin Abbadini, senz'altro una prova confortante per l'azzurro. Peccato non aver visto il corpo libero. Zachary Clay intanto 14-20, è un buon punteggio questo a cavallo con maniglie. Peccato, dicevo, Igor, non aver visto il corpo libero di Hashimoto. Mentre adesso ci siamo spostati sulla pedana del corpo libero con Frederick Richard, da seguire con grande attenzione. Richard ha ottenuto 14-60, superiore anche a tutti gli altri giapponesi. Quello che si è avvicinato maggiormente a lui è stato Kazuki Minami con 14-566. Parte subito. Molto bello questo elemento, doppio raccolto con 2 avvitamenti e mezzo, 2 avvitamenti in avanti e di rimbalzo, salto teso con 1 avvitamento. Bellissimo questo. Bravo. Sì. Bella combinazione Thomas. Thomas e Airfly. Molto spettacolare. Anche originale, direi, vero? Esatto. Rondata, flick, Zucara avvitato, quasi stoppato. Due avvitamenti stoppato. Due avvitamenti e mezzo e un salto teso. Lo vedremo impegnato anche nella finale di specialità. Rondata, flick. Bellissima esecuzione. Zucara raccolto, ben tenuto, bravo. E Frederick Richard conferma di essere tra i migliori al mondo in questo attrezzo. Potrebbe addirittura far meglio Igor del 14,60, quando aveva ottenuto in qualifica 6 come difficoltà, 8,60 come esecuzione. Molto bello questo primo elemento, il doppio raccolto con 2 avvitamenti e mezzo. Primo a presentarlo il suo connazionale Steve Legendre, grande corpo liberista. E adesso siamo passati agli anelli con Nick Klessing, mentre al volteggio il cinese Zhu ha ottenuto 14,70, quindi fa alzare un po' la media sempre il volteggio, gentili telespettatori. L'altro elemento che invece un po' fa abbassare la media, come già detto,
è quella del cavallo con maniglie, mentre si sta preparando Lorenzo Nincasari. Ha iniziato bene con le prime parti di forza, uno slancio appoggio rondine, un Nakayama, quindi una battuta croce, poi uno slancio appoggio alla croce, la parte di slancio Jonasson e Yamawaki, una squadra gambe divaricate, una salita alla verticale, una gran volta di dorso con un'incertezza, parte finale con doppio teso con un avvitamento, un po' uno squilibrio. Non ha un punteggio di partenza molto elevato, bravo perché ha fatto il suo esercizio, però chiaramente non avrà una nota finale molto alta. Invece è uscito il punteggio di Frederick Richard, 14.366, non è riuscito a eguagliare il suo valore in fase di qualifica. Adesso, ecco, vedete qui Abbadini ha ottenuto 13.266, quindi ha fatto meglio di Macchiati, sale dunque la media azzurra. Adesso ci spostiamo al cavallo con maniglie perché c'è un grandissimo specialista, Max Whitlock, il britannico, davanti alla sua polvere di magnesia. Nello sfondo vediamo Lorenzo Casali che sta eseguendo un buon esercizio, buone e ben tenute le sue parti di forza, la parte di slancio che la vediamo nello sfondo, Jonasson e Yamawaki. Sì, stiamo veramente andando in radiocronaca, Igor, ma andiamo a vedere ora White occhi Lock puntati sul cavallo con maniglie, con un grandissimo di questo attrezzo del cavallo con maniglie, quello che lascia tante volte stupiti piacevolmente è la sua sicurezza, perché è da diversi anni che non fallisce una gara, una qualifica e soprattutto una finale. È un atleta che sicuramente ha imparato a lavorare molto sulla testa e sul giusto approccio nella competizione. Buona la velocità in questa fase. Bravo, si è dimostrato un'altra volta un grande professionista. Bravo Max, che tra l'altro sarà primo provvisorio naturalmente dopo la gara di qualificazione, lo vedremo nella finale di specialità, agguerrito come sempre. Whitlock è un garista, in fase di qualifica si è esibito soltanto in tre esercizi, ma il suo cavallo 15.266. Torniamo alla pedana del corpo libero con Minami. Sì. Di Max Whitlock avremo poi modo ancora di parlare delle sue caratteristiche, e ora pedana del corpo libero. Minami. Bellissimo, un doppio salto raccolto con due avvitamenti e mezzo, e di rimbalzo un salto teso con un avvitamento, doppio raccolto con tre avvitamenti, un saltello più che comprensibile, salto teso con tre avvitamenti in avanti, è veramente velocissimo, anche perché per presentare queste combinazioni e questi elementi bisogna per forza essere veloci e dinamici, altrimenti non c'è il tempo sufficiente per portare a termine l'elemento. Veramente notevole, soprattutto la prima diagonale. Rondata, un avvitamento e mezzo e salto teso di rimbalzo con due avvitamenti e mezzo. Rincorsa, rondata, due avvitamenti e mezzo, salto teso con due avvitamenti. Tra l'altro hanno portato una modifica nel codice dei punteggi, dove il tempo l'hanno portato 10 secondi più in là, quindi da 65 a 75. Triplo avvitamento stoppato, gioisce, è soddisfatto, anche perché ha eseguito un grande esercizio. Tanto Casali
Igor ha ottenuto 13,50 e con 13,50 fa nettamente salire la media agli anelli della squadra azzurra, che era partita con 13,133 di Macchiati, poi 13,266 di Abbadini, Casali 13,50. Allora sì, è il momento, tra una rotazione e l'altra, di fermarci per qualche secondo. Dunque linea alla pubblicità, poi di nuovo in diretta allo Sport Palais di Anversa. Di nuovo collegati con lo Sport Palais di Anversa, tra poco la seconda rotazione, dopo che nella prima al comando c'è la Repubblica della Cina con 43,299, però Igor, dobbiamo considerare che la Cina è andata al volteggio, seconda la Svizzera 42,299, terzo il Giappone impegnato al corpo libero 41,566, poi Gran Bretagna quarta con 40,432, la Germania è quinta, l'Italia è sesta con 39,899, ma dobbiamo aspettare ancora il punteggio di Usher Hong al corpo libero, che determinerà poi la classifica. Qui intanto vediamo un replay di Su. Rondata, salto teso con tre avvitamenti. Hanno fatto tre bei salti i ginnasti cinesi. Anche al volteggio non avevano brillato nella gara di qualificazione. Oggi nella finale hanno iniziato, direi, molto bene. Però, giustamente, come facevi notare, Andrea, il volteggio è anche uno di quegli attrezzi, anche se lo hanno un po' ridimensionato, comunque ti mette nella condizione, rispetto agli altri attrezzi, di avere quel qualcosina in più. Infatti anche la Svizzera si trova adesso, momentaneamente, in una posizione di privilegio, sì. Esatto. Ecco intanto Lorenzo Mincasali, questo è un replay, quindi possiamo ammirare adesso il suo 13,50. Igor, guardiamolo bene ora. Marco Fortuna che lo issa, un altro grande tecnico con la quale, insomma, ho vissuto tante belle esperienze e tanti allenamenti. Azerian, tenuto bene per lui, le spalle all'altezza degli anelli, quindi nessuna penalità. Uno slancio appoggio e un orizzontale a gambe unite, anche questa tenuta molto bene. Yamavaki e Jonasson, salvo particolari caratteristiche fin da tenera età, ma anche l'attrezzo dell'anello è uno di quegli attrezzi dove si riesce ad avere un proprio exploit sui 24, 25, 26 anni. Loro sono molto giovani, nonostante questo riescono comunque a esprimere una buona ginnastica e la forza sappiamo che nel tempo potrà dar loro dei miglioramenti. Bravo, bravo per la parte, Lorenzo, finale anche. Ecco, a proposito dell'età, Igor, hai sottolineato un aspetto molto importante, perché Lorenzo ha appena 21 anni, lui è nato ad Hanoi in Vietnam, all'inizio ha gareggiato con la giovanile Ancona, così come ora, primo tecnico Fabrizio Marco Tullio, e adesso è allenato da Marco Fortuna, soprannominato Lollo, si allena all'Accademia di Fermo. Difficoltà di 5,20, esecuzione 8,30. Ecco un bel primo piano di Lorenzo Mincasali. Vediamo l'inquadratura su questo elemento pazzesco. Doppio salto raccolto con due avvitamenti e mezzo e di rimbalzo un salto teso con un avvitamento. Lui è in grado anche di farne due lì, ma molto probabilmente insieme al team, allo staff, hanno pensato bene di ridurre leggermente la sua difficoltà. Però deve ancora uscire il punteggio di Usher Hong, che va a definire la classifica. Ricordo che in questo momento
l'Italia è sesta, comanda la Cina con 43.299, una classifica però destinata a mutare perché stiamo ancora aspettando la valutazione di Hong. Sì, fino all'ultimo attrezzo, fino al sesto, la sesta rotazione, ci saranno diversi cambiamenti, modifiche, mutazioni della classifica. Ancora deve uscire, però io non capisco perché questo blocco, che tra l'altro non consente neanche la ripresa della seconda rotazione, Igor. Ho avuto modo comunque di vedere il suo esercizio e non ha presentato qualcosa o qualche situazione anomala dove poteva mettere in condizione la giuria di avere delle difficoltà nel trovare una quadra, diciamo così. Quindi non so da cosa possa essere legato, se è un problema logistico, tecnico. Attendiamo. Vediamo lo sforzo qui agli anelli, ecco Abbadini, la sua uscita. Gli atleti comunque si stanno preparando sull'attrezzo successivo. Sì, però Hong ancora non si sa il punteggio, la valutazione, Igor. Un po' strana questa attesa, eppure ci sembrava che l'esercizio di Hong fosse abbastanza pulita. Allora, in attesa della classifica definitiva dopo la prima rotazione, passiamo a presentare la seconda, Igor, dove vedremo Stati Uniti e Giappone in un elemento che sarà fondamentale per la classifica, vale a dire il cavallo con maniglie, Canada e Gran Bretagna agli anelli. Al volteggio, e qui l'Italia dovrebbe salire in classifica, avremo appunto gli azzurri con la Germania, mentre alle parallele la Cina e la Svizzera. Ma soprattutto aspettiamo di vedere proprio una grande sfida al cavallo con maniglie. Sì, per queste due superpotenze l'attrezzo del cavallo con maniglie sarà molto importante, non posso dire decisivo, ma metterà loro nella condizione di essere un pochino più sereni nel gestire il resto della finale. Qua intanto si misurano la distanza degli staggi, sapete che si possono spostare a seconda anche delle esigenze dell'atleta, così come si può spostare l'altezza delle parallele. Gli anelli sono quello, l'unico attrezzo mobile della ginnastica artistica. Sì, e ricordiamo piacevolmente nell'edizione delle Olimpiadi nel 1996 il nostro grande atleta azzurro Francesco Colombo, che per via della sua altezza avevano alzato anche la sbarra. Sì, ed era un grande cavallista Francesco. Esatto, lo salutiamo, come salutiamo naturalmente per passione del nostro sport tutti gli atleti che ci hanno rappresentato, ma soprattutto tutti gli amanti, tutti gli appassionati e tutti coloro che praticano questo sport. Beh, 96 è una data storica, con loro agli anelli di Yuri Chechi, una squadra composta anche da Paolo Bucci, dal capitano Barbieri, Marcello Barbieri, sì. Luini, Roberto Galli, Boris Preti, sì. Tutti atleti di grandissimo valore. E domani avremo occasione di ammirare dal vivo Simone Biles, Igor, nella finale a squadre femminile. Allora, è uscito il punteggio, quindi la Cina comanda con 43.299, gli Stati Uniti sono secondi con 42.698,
il Giappone è quarto, preceduto dalla Svizzera, l'Italia è settima con 39.899. Inquadrato il nostro Mario Macchiati, primo dei tre azzurri al volteggio. Ricordo che Macchiati aveva ottenuto in questo attrezzo 14,50, ma qui andiamo a vedere Yul Moldauer. Riparte la sfida tra Stati Uniti e Giappone. Un po' difficoltosa la sua salita alla verticale dalla forbice, doppio russo, Stokely su una maniglia, parte in Thomas, leggermente chiuso e piega leggermente la gamba sinistra durante la fase dei Thomas. Una salita alla verticale con difficoltà, veramente sì. In qualche modo si salva. Sì, però brutta l'uscita, molto incerta, ha divaricato le gambe, anche se lui è contento, Moldauer. Andiamo a vedere il risultato che aveva ottenuto in qualifica Moldauer al cavallo con maniglie. Non esaltante, 12.666, il statunitense. Solitamente nella parte in Thomas al cavallo con maniglie è molto più dinamico, molto più esplosivo. È apparso un pochino lento e come se avesse qualche risentimento che non gli permettesse di eseguire la sua performance come lui è in grado di fare. Intanto Mario Macchiati al volteggio ha ottenuto un buon 14.333, difficoltà di 5.20, esecuzione 9.233. Attenzione, andiamo alle parallele, lo vediamo per la prima volta questo attrezzo dove Matteo Levantesi ha conquistato la finale di specialità. E andiamo con la Cina. Una contro kip perfetta, una gran volta, un elemento Dimitrenko, cioè un colpo di petto e un doppio raccolto al centro. Un doppio carpiato al centro, ben eseguito, movimento molto complicato, un salto avanti con le gambe divaricate con impugnatura brachiale, elemento Bavshar, quindi un tippet in sospensione con, se lo faranno vedere nella parte rallentata, con le gambe un po' troppo flesse nella parte del caricamento dietro. Anche in questa occasione l'abbiamo visto nel tippet, ginnasta tedesco Sven Tippelt che lo ha inventato. Alley, colpo di petto e doppio raccolto con mezzo giro praticamente stoppato. Igor, vado un attimo sul personale se mi permetti. Qual era l'attrezzo che ti metteva più in difficoltà, che proprio digerivi male quando si trattava di affrontarlo? Ci sto anche pensando un po', perché sai, ripensare alle emozioni piacevoli che vivevo quando partivo al volteggio era molto simpatico. No? Il volteggio, allora, ho sempre pensavo agli anelli, lo sai? Pensavo che soffrissi di più agli anelli. Ho sempre amato tutti gli attrezzi, ma poi in virtù di tre interventi che ho avuto alla caviglia, poi il volteggio mi ha segnato un pochino, quindi lo facevo, però diciamo non è che avevo questo massimo dell'entusiasmo quando mi approcciavo sia anche negli allenamenti, però tutto sommato è andata bene così. Allora, andiamo a vedere il 14.333 di Mario Macchiati. Bravo, una molto rincorsa pulito. Contenuta. Sì. Bravo, tecnicamente impostato bene, lo Tsukara teso con due avvitamenti e mezzo. Bravo, molto bravo. Intanto ottiene 13.533 Moldauer, quindi fa nettamente meglio rispetto alla qualifica.
Ricordo che il miglior punteggio degli statunitensi è stato ottenuto da Frederick Richard. Adesso andiamo a vedere Kaya. È lui, Kaya. Ce lo ricordiamo molto bene, Andrea, perché Kaya Kazuma è uno di quegli atleti che si fa molto sentire sia prima che dopo. Quando fa poi un bell'esercizio esulta quasi più di uno statunitense. Ecco. Ed è anche piacevole, sì. Insomma. Forbice salita in verticale, elemento son, un giro su un braccio. Aumenta la difficoltà con questo contatto con una sola maniglia. Parte su una maniglia con gli Stokely e il russo. Camminata in avanti, pulito, camminata indietro. Elemento rot, una salita in verticale, bene, molto bene, vediamo come esulterà. Molto bene Kaya, 14.060, eccolo, 14.066, l'avevi detto, anche se per quanto ci riguarda, Igor, restano impresse a livello del Giappone la compostezza, la classe di Kohei Ochimura. Andiamo al volteggio, rondata. Anche per lui lo stesso salto di Mario, Nozukara teso con due avvitamenti e mezzo, ben tenuto, composto. Paolo Pederotti, uno dei tecnici dell'Italia, sullo sfondo. Ci ricorda l'atleta romeno Flavius Kostsi. Sì, è vero. Che tra l'altro al volteggio era un fenomeno, era un gatto. E gran punteggio per Sun Wei. La Cina, abbiamo detto, ha portato, se si può dire così, la seconda squadra, ha fatto i botti nella gara di qualificazione e stai a vedere che adesso nella finale dirà nuovamente la sua. 14.20 intanto per Kaya, che dunque fa meglio rispetto alla qualifica. Ma adesso bisogna avere la risposta di Frederick Richard, sempre al cavallo con maniglia. Eccolo, il possente ginnasta americano, mentre agli anelli si sta esibendo la Gran Bretagna con James Hall. Stiamo intanto aspettando il punteggio di Lorenzo Mincasali ed ecco, è pronto intanto Frederick Richard, che aveva ottenuto in qualifica 14.20, che è un buon punteggio per il cavallo con maniglia, un gran punteggio. Una salita in verticale dalla forbice anche per lui, un Fedorchenko al centro che è molto complicato e delicato, una parte in Thomas con la controrotazione ben eseguita, tanto Casali ha ottenuto 14.40, camminata in avanti, camminata dietro, sarà importante la fase finale, vediamo. Bravo, bravo. Molto bene per Frederick Richard. Potrebbe essere veramente l'elemento determinante nella finale all around. È stato un po' sporco nella parte finale, un po' di forza è arrivato alla verticale, comunque sia, cavallo con maniglie, ha portato a termine il suo esercizio, quindi grande contributo, soprattutto in virtù della fase finale poi. Giovanissimo Frederick Richard,
19 anni, nato a Boston, ha iniziato con la ginnastica all'età di 4 anni. Pensate che durante la pandemia ha cominciato a postare video su TikTok, ottenendo un seguito di 615.000 persone. Lui è stato campione panamericano juniores nel 2021 e nel 2022. Bene, adesso andiamo a vedere gli anelli. Siamo con il Canada, con William Emmert. Slancio appoggio rondine, tenuta bene. Non è di certo una posizione di un finalista, per intenderci, ma comunque sia buona. Un orizzontale e successivamente una rondine. Indecisione sulla salita alla verticale. Una gran volta di dorso. Qua un po' la parte dorsale, Igor. Uno Yamawaki, uno Jonasson, una parte di slancio ormai classica. Una salita alla verticale dalla squadra a gambe divaricate. Parte finale, uno Tsukara avvitato, quindi il doppio salto raccolto con due avvitamenti, valore e... Intanto, Igor, una considerazione su questa gara. Fa un po' specie il fatto che non sia riuscita a entrare una Turchia, che pure presentava atleti del calibro di Ferhat Arıkan, Adem Asil, Ahmet Önder, Kozak. Quindi strano, anche perché si sono qualificati soltanto in decima posizione, preceduti anche dalla Spagna. Pure altra sorpresa, possiamo così dire, negativa, perché la Spagna aveva come ginnasti Néstor Abad, Tierno Diallo, Nicolau Mir, Joel Plata, Zapata, cioè tutti i ginnasti davvero di una grande esperienza internazionale. Ma questo va a confermare, Igor, l'altissimo livello di questo campionato del mondo. Sì, indubbiamente il livello è cresciuto molto, nonostante qualche sorpresa, nonostante qualche defiance, come le squadre che hai notato e citato. Questo a testimonianza, per rafforzare ulteriormente l'ottimo risultato dei nostri azzurri, che hanno conseguito e che oggi, insomma, stanno dimostrando nuovamente. Elemento Makuz, quindi mezzo di Amidov e mezzo Alei, che il nuovo regolamento prevede che non debba esserci interruzione tra la prima parte e la seconda. Elemento Bavshar, sarà bello eventualmente vederlo nella fase rallentata, perché forse ha toccato un pochino gli staggi, è arrivato proprio vicino vicino, un poco ampio, diciamo, e l'ampiezza naturalmente è molto importante. Dietro front, doppio salto carpiato. Baumann, che aveva ottenuto un punteggio in qualifica di 13.660. Ma adesso andiamo a vedere, ecco, Emard ha ottenuto 13.80 gli anelli. Considerando anche la struttura del canadese, direi che è un punteggio che può soddisfarlo ampiamente. In questo momento, ma mancano ancora, ecco, e qui andiamo a vedere, Igor, la potenza per eccellenza, perché c'è proprio il britannico Courtney Tallock. Lui grande specialista, che cercherà naturalmente di recuperare qualche decimo sulla caduta che c'è stata per la squadra britannica al cavallo con maniglie. Non così preciso come al solito, le gambe sono rimaste un pochino troppo basse prima di arrivare all'orizzontale dalla sospensione, quindi sicuramente avrà una penalità. Jonasson, salita alla verticale, anche qui un po' impreciso. Slancio appoggio orizzontale. Non lo vedo così in forma come al solito. Una croce rovesciata.
Omna croce, anche qui non è stato precisissimo, questo è un elemento molto delicato dove nella fase dell'Omna anche le spalle qui devono essere, sì, le spalle devono essere molto allineate agli anelli. È riuscita anche qui un po' sporcata dal passettino. Ricordiamo comunque che questo ginnasta è stato il primo britannico a vincere una medaglia agli anelli ai campionati del mondo quando ha conquistato il bronzo lo scorso anno a Liverpool. In precedenza era diventato il primo ginnasta britannico a raggiungere una finale agli anelli ai campionati del mondo a Nanning nel 2014. Ed è stato anche il primo ginnasta a vincere una medaglia ai campionati europei, sempre agli anelli. Quindi fa un po' specie vederlo un po' appannato oggi, Igor. Molto, insomma, è anche bello essere obiettivi, come è giusto che sia, proprio per far capire anche a chi ci segue un po' le differenze e i dettagli rispetto poi a chi esegue una prestazione che vale la pena venga riconosciuta con un certo punteggio. Dal mio punto di vista salirà forse poco di più rispetto al 14 perché ha avuto tante penalità. Parallele, doppio carpio al centro, eseguito benissimo. Ao Yo. Contro kip con mezzo giro, molto bello questo elemento, una gran volta con mezzo giro e salto in avanti, una contro kip alla verticale, gran volta e doppio carpio al centro, tippelt e salita alla verticale, molto accurato finora, molto, un alley, colpo di petto, parte finale, doppio con mezzo giro e un saltello. Yo ha ragione di essere soddisfatto, è raro vedere un cinese, ginnasta cinese esultare in questo modo. 31 anni per Ao Yo, grande esperienza, il carpio prima di andare ad affrontare gli stagi, come vedete lui ha le protezioni brachiali. Sì, questo elemento si può dire in qualche modo lo esegue anche all'anello perché fa il guzzoghi, cioè l'elemento che è stato inventato da Jorgi Guzzoghi, ginnasta degli anni 80 ungherese, il doppio salto indietro. Andiamo a vedere Nicola Bartolini al volteggio. Guardate la concentrazione di Nicola. Presenta uno Tsukara con 2,5 vitamenti. Bravissimo, molto bello. Capitano azzurro che è davvero diventato un punto di riferimento in pedana. Nicola ha un talento nel talento nell'eseguire gli avvitamenti, ma soprattutto nell'eseguirli bene, correttamente e con un controllo incredibile. Lo dico seriamente, sono pochi gli atleti che hanno il controllo che ha lui nella fase di volo, ma soprattutto per percepire dove si trova rispetto al suolo e stoppare. 14.566 per il campione del mondo a corpo libero Akita Yushu in Giappone nel 2021. Quando lo abbiamo intervistato, Igor, prima della gara, ha detto che è un atleta, è una persona anche cambiata, più matura, più responsabile, più consapevole anche del proprio ruolo. È un grande amante degli animali, così come i genitori di Nicola, in particolare la signora Luisa, che colleziona gatti, cani e quanto altro è possibile raccogliere per strada. Nicola ha un cane, si fa per dire, si chiama Cesare, e non bisogna mai dire a Nicola che è molto brutto il cane perché si offende. Allora non lo diciamo. No, però in effetti non è proprio una bellezza, insomma. Va bene, andiamo a vedere le parallele. Noe Seifert e si chiude la seconda rotazione. Contro kip e contro kip con mezzo giro, un diamidoff, un'impennata e un salto avanti. Makuz è stato bravo a recuperarlo bene, era un po' arretrato. Un elemento Moi, una piccola imprecisione sulla verticale, un Bavshar,
cambio. Elemento Tippelt. Questo sarebbe anche un buon esercizio, ma salire dopo Yu Ao è complicato, insomma, non far notare un po' le differenze. Però è stato bravo a portare a termine il suo esercizio, anche insomma di buoni contenuti. Allora, qui un po' impreciso, abbiamo visto, ha avuto un po' uno spostamento dopo l'elemento Bavshar. Esecuzione sarà naturalmente un po' bassina perché ha avuto tante penalità. I contenuti alti, però tante penalità. E adesso questo è un replay del ginnasta britannico che si va a esibire agli anelli. Newport, Henry Epworth. Lo slancio appoggio orizzontale a gambe unite, tenuta tanti secondi e molto bene anche questa rondine. Nakayama, quindi battuta croce, quindi ha eseguito le tre parti di forza, ora per forza serve eseguire una parte di slancio, infatti ha presentato lo Jonasson. Non si possono presentare più di tre parti di forza consecutive. Elemento Yamawaki e slancio appoggio alla verticale, una gran volta di petto ben tenuta, parte finale, peccato per l'arrivo, doppio salto raccolto con due avvitamenti. Tallock ha preso 14 e 100, sì, che è, considerata la sua prestazione abbastanza incerta, Igor, non è un punteggio da considerare negativo, però l'esecuzione è di 7,90, la difficoltà era molto alta, 6,20, ma 7,90, 14,10 anche per Epworth. Rincorsa, elemento Roche, quindi ribaltata e doppio avanti raccolto, diciamo ben eseguito. Anche Marco Fortuna si congratula. Ecco l'approccio con la tavola, molto divaricate le gambe, questo comporta una penalità al di là del passo vistoso all'indietro. Allora, fermiamoci, qui c'è un ancora, no, siamo proprio, andiamo a vedere Hashimoto, al cavallo con maniglia, il campione olimpico di Tokyo. E parte con i Thomas, molto veloce Igor. Sì, molto veloce, molto dinamico. Ora parte pendolare con una salita alla verticale dalla forbice. Tanti atleti iniziano con la parte pendolare perché è molto delicata, la fanno subito, lui invece la fa dopo una parte in Thomas, parte su una maniglia. Ancora elemento Thomas, una camminata in avanti, camminata dietro, molto importante questo esercizio. Stock inverso, salita alla verticale. Molto bene, bravo Hashimoto. Hashimoto conferma di valere il titolo olimpico conquistato a Tokyo, non c'è flessione nella sua prestazione. Allora, approfittiamo di questo momento, visto che intanto Tallock, ripeto, 14-10, mentre Seifert, che abbiamo visto poco fa, le parallele 14-0-33, aspettiamo il punteggio di Hashimoto con una pausa e poi di nuovo in diretta dall'Antwerp Arena. Ci fermiamo per qualche secondo. Thank you.
Nuovamente collegati con lo Sport Palais di Anversa, allora possiamo dare la classifica, Igor, dopo la seconda rotazione che vede al comando la Cina, davanti a Svizzera, terza l'Italia che però è andata al volteggio, dunque ha aumentato la capacità di ottenere punti importanti, Giappone in quarta posizione, quinto posto per gli Stati Uniti, sesta la Gran Bretagna, settima la Germania e l'ottava il Canada. Ma come per una maratona di atletica leggera, Igor, la verità si intuirà intorno alla fine della quinta rotazione, se non addirittura proprio all'ultima rotazione, e vediamo dove si affronteranno Giappone e Stati Uniti, che sono in lizza più che mai per la medaglia d'oro, mentre sembra essersi ripresa bene la Cina. Vedremo agli anelli, mentre al volteggio ci saranno Gran Bretagna e Canada, alle parallele avremo la possibilità di ammirare levantesi, perché ci saranno con l'Italia anche gli atleti tedeschi, mentre alla sbarra Svizzera e Cina. Sarà molto difficile, Igor, mantenere il terzo posto, però intanto ce lo godiamo. Esatto, Andrea, abbiamo dimostrato negli ultimi due anni il valore che stiamo mettendo in gioco, e soprattutto questo campionato del mondo lo sta dimostrando nuovamente. Per adesso siamo terzi, i ragazzi sono in forma, sono pronti, e come sappiamo poi riuscire a fare quello che si sono preparati al momento giusto a volte ha le sue insidie, ma questo vale per tutti, soprattutto perché adesso alla sbarra abbiamo la Cina. La Cina, un po' per tradizione, per sua cultura, per storia, non sono mai stati così performanti alla sbarra, anche se nel corso degli anni hanno avuto anche atleti che si sono contraddistinti, ma come squadra, come team, alla sbarra hanno sempre un po' faticato, e vediamo effettivamente se questa squadra, che ha portato a fare tanti errori in gara di qualificazione, soprattutto anche alla sbarra, vediamo se per come ha iniziato riuscirà a rimettersi in carreggiata in questo attrezzo. L'Italia sarà la parallela, che presentano tre atleti di tre esercizi di valore, quindi sarà una piacevole sorpresa questa finale. Anche se dobbiamo dire, Igor, che sia Giappone che Stati Uniti non esprimono il meglio proprio agli anelli. Qui vediamo Kazuma Kaya, anche se la regia internazionale non ce lo propone perché si concentra su Christian Baumann. Baumann alla sbarra, è la prima volta che vediamo questo attrezzo. Beh, a te l'onore, Igor. Inizia subito con un endo a gambe unite, una cubitale con mezzo giro ben eseguita, caricamento per il calcio, fa gambe unite, uno stalder a gambe unite. Da questa edizione inizieremo a vedere molto più volte l'endo e lo stalder a gambe unite, perché l'hanno aumentato di valore a differenza di quello a gambe aperte. La gran volta chiamata russa. Buono il suo esercizio per adesso, non tante difficoltà, ma composto. Doppio teso con due evitamenti, stoppato, bravo per un contesto di squadra, ottimo esercizio. Però pochi voli, dobbiamo dire. E comunque stavo pensando, Igor, che se tu avessi ottenuto un centesimo per ogni atleta che ha proposto il Cassina, penso che tu adesso saresti miliardario. Perché è un elemento di grandissima attualità. Sì, effettivamente il concetto royalties è un concetto interessante, lo approfondiremo in un'altra circostanza, ma grazie alla mia nuova attività nel mondo del benessere, insomma, ho imparato a creare anche queste royalties. Intanto al volteggio Jake Jarman ha ottenuto 15,40, qui vediamo Felix Dolci. Salto di buona fattura, molto ampio, Kaya, tenuto bene. Scusami, Igor, Kaya gli anelli, 14.033, e ha fatto meglio nettamente della qualifica quando aveva ottenuto 13.70. Stesso salto, è uscito dalla linea di Nicola Bartolini. Se mi permetti, Andrea, colgo l'occasione per salutare Eleonora, che ho ricevuto prima un messaggio, che mi sta ascoltando. Qualcuno si chiederà: ma chi è Eleonora? Il mio amore di vita
è Valentina, che saluto, ma nostra figlia, insieme a Riccardo, che è arrivata 6 mesi e mezzo fa, sta seguendo la telecronaca e mi ha detto che ogni volta che mi sente parlare si muove, si agita, e quindi mi fa molto piacere. Le mando un grande bacio, perché mi sta dando, ma ci sta dando veramente tanta vita, tanta energia, quindi grazie. Davvero auguri, Igor, per questa tua nuova avventura. E quindi mi sembra di capire dalla vivacità di Leonora che farà anche lei ginnastica artistica. Siamo tornati agli anelli. Sicuramente farà sport, poi naturalmente sceglierà. Iuda, Paul Iuda, che aveva ottenuto 13.733. Uno slancio appoggio alla verticale, uno Jonasson e uno Yamawaki. Dalla squadra è passato all'orizzontale, a gambe unite. Ora una squadra, una salita alla verticale. Bravo, senza appoggiare vistosamente l'avambraccio agli anelli, perché c'è una penalità. Doppio teso con un avvitamento stoppato. Il corpo leggermente chiuso, ma non a tal punto da avere una penalità. Vediamo, fase rallentata. È proprio borderline, diciamo, proprio al limite, ma sì, sicuramente passabile. Bravo. Ricordo che l'Italia sarà impegnata alle parallele. Siamo sicuri che la regia internazionale ci proporrà Matteo Levantesi, che è entrato nella finale di specialità con il 7° punteggio utile. Tanto è uscito il punteggio di Epworth al volteggio 14.866, mentre Jack Jarman si prepara e Iuda ha ottenuto agli anelli per gli Stati Uniti un 13.60, che non porterà grandi miglioramenti alla formazione statunitense. Bravo a mantenere il controllo. Bravissimo, un salto estremamente complicato, complesso. Questo atleta lo vedremo impegnato al corpo libero e presenterà un elemento che gli darà la possibilità di avere il suo nome, un doppio salto teso con 3 avvitamenti e mezzo. Vediamo poi se lo presenterà in questa finale o se lo presenterà come cartuccia nella finale di specialità. Beh, qui ha fatto scuola però un grande ginnasta rumeno, Marian Dragulescu, che abbiamo commentato insieme proprio all'Olimpiade di Tokyo, Igor, quando ha tentato di accedere alla finale ma non c'è riuscita, così come non c'era riuscita Oksana Ciusovitina, eterna al volteggio, che si è distinta nella Coppa del Mondo. Sì. Sugimoto agli anelli. Anche di Marian Dragulescu avremo sicuramente modo durante anche la finale di specialità di parlarne, perché ha fatto storia questo atleta. Kip Croce, una salita alla rondine, slancio appoggio rondine, si aiuta molto, potete notare, con l'impugnatura, con il polso, per cercare di fare un pochino leva sull'avambraccio. Sicuramente avrà una penalità. Una salita alla verticale ben tenuta, una buona linea, a parte questa dovuta controllarla. Gran volta di petto passata, Zucchero avvitato, bello, una delle uscite più belle che abbiamo visto dall'inizio di questa finale. Doppio salto raccolto con 2 avvitamenti, con un'ottima apertura, molto ampio, abbondante. 13.766 per lui in qualifica. Qui potrebbe aver fatto meglio, mentre Sun Wei alla sbarra, il cinese, ha ottenuto 14 e 20. Cina in netta risalita rispetto
ai punteggi di qualifica, Igor. Sì, anche perché alla sbarra 14.200 è un buon punteggio, è un gran punteggio. E adesso andiamo a vedere lo svizzero Taha Sherani. Parte con una cubitale mezzo giro, un catch off teso, ampio, lunghissimo al pelo, qui anche decimo di combinazione. Kovac raccolto con un avvitamento, elemento Coleman. Un catch off a gambe aperte e un catch off a gambe unite, ampissimi. Una cubitale con un giro. Sicuramente non nei 15 gradi, quindi avrà una penalità. Ora un quast e mezzo con impugnatura mista. E ora il caricamento, doppio teso con un avvitamento. Bravo. Molto bene per Sherani, nato a Hootville, è un ginnasta esperto di 28 anni. Tra l'altro il fratello minore Samir ha rappresentato la Svizzera ai campionati europei juniores del 2016 a Berna. Purtroppo ha avuto una serie di infortuni, l'ultimo dei quali nell'agosto del 2022, dello scorso anno, quando un infortunio alla spalla gli ha fatto perdere appunto i campionati europei a Monaco in Germania. E adesso andiamo ancora al volteggio. Bravo, un gran bel salto, rincorsa, l'attacco, ribaltata, salto teso con l'aggiunta di due avvitamenti e mezzo. E si tratta di Harry Epworth, anche lui ginnasta molto esperto. Vediamo l'attacco, salto teso e due avvitamenti e mezzo. Intanto aspetta Sugimoto, 13.70 agli anelli, ma l'avevamo detto del resto, Igor, che gli anelli non sono il forte né degli Stati Uniti né del Giappone. Poi parleremo ancora di Epworth per una caratteristica proprio che lo ha condizionato per i primi anni di vita. Allora, siamo agli anelli con gli Stati Uniti. Andiamo a vedere Moldauer. Slancio appoggio rondine. Ha migliorato all'anello. Lui non è mai stato, anche un po' per conformazione fisica e struttura, sia la rondine che l'orizzontale. Le ha migliorate molto. Poi ha presentato un omna teso e salita alla verticale. Azarian croce. Nel frattempo abbiamo visto nello sfondo noi una caduta dell'atleta cinese alla sbarra. Yamavaki Jonasson, un omna croce. Bene Moldauer. Prepara per l'uscita Zucara. Allora, per quanto riguarda Epworth, Igor, dobbiamo dire che è un atleta dalle due vite, perché lui quando era bambino gli venne diagnosticata la malattia di Lecalvé-Peart, che è un disturbo dell'anca infantile. Praticamente l'osso muore, c'è una necrosi e smette di crescere. Quindi la guarigione avviene grazie all'infiltrazione di nuovi vasi sanguigni nell'osso morto e alla rimozione dell'osso necrotico. Quindi c'è una conseguente perdita di massa ossea e indebolimento della testa del femore. Però questo per farti capire anche la forza di carattere di Epworth. Andiamo a vedere adesso alla sbarra Veide Su. Ha
Cubitale con mezzo giro, caricamento, calcio teso avvitato bellissimo, ma adesso andrà incontro a una caduta, calcio teso molto lungo e quindi impossibilitato a mantenere la presa e proseguire con la gran volta. Eccesso di slancio, Igor? È stato molto ampio, in questo caso è il concetto di imprevedibilità di questo attrezzo che tante volte quando si eseguono questi salti di sbarra così ampi e si cerca anche la perfezione per riuscire a proseguire nel migliore dei modi con l'impugnatura e le braccia completamente tese, si rischia poi anche di perdere la presa. Prosegue l'esercizio, vediamo se riuscirà a mantenere la concentrazione. No, brutta caduta. Brutta caduta, seconda caduta. L'importante è che non si è fatto nulla, ma ai fini della gara, dicevamo insomma un po' la caratteristica di questa squadra che ha portato nella gara di qualificazione a fare tanti errori. Avevano iniziato benissimo, quindi una grande sorpresa, ma questa doppia caduta molto probabilmente segnerà poi il risultato finale. Però da considerare anche che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna è caduta a cavallo, Stati Uniti e Giappone non sono stati perfetti agli anelli, ma ancora qui uno sbilanciamento grave. Elemento braglia e salita alla verticale con le braccia piegate. L'elemento braglia è rappresentato proprio anche da Alberto Busnari, che è stato un eccellente sbarrista, così come eccellente sbarrista è stato anche Enrico Pozzo. Anche il numero, il pettorale sta andando via dal body. Andiamo a vedere Mario Macchiati. Vai, forza Mario. Una keep, una salita alla verticale, un alley. Una contro keep con mezzo giro bellissima, uno contro keep braccia tese, bravo, una gran volta. Impennata, salto avanti, bravo a risalire nonostante è rimasto un pochino arretrato. Una mezza gran volta, leggera indecisione sulla risalita alla verticale. Un Diamidov eseguito molto bene. Un dietro front bellissimo, ampio, sicuro, colpo di petto e parte finale con doppio avanti, bravo. Bravissimo. Molto bravissimo, bravo Macchiati in questo momento così delicato. Ricordo che siamo alla terza rotazione, quindi siamo praticamente a metà gara e Macchiati alle parallele in fase di qualifica aveva ottenuto un buon 14.166. Intanto Moldauer non va oltre il 14, mentre Su Weide, il ginnasta cinese che abbiamo visto cadere dalla sbarra per ben due volte, ha ottenuto 11.166. E ricordiamo che questo non è un punteggio che si può scartare, perché come detto in fase di presentazione tre ginnasti salgono e valgono tutti e tre i punteggi, non c'è possibilità di scarto, quindi questo condizionerà pesantemente, Igor, la classifica della Cina. Eh sì, un punteggio che entra di 11 è un punteggio molto basso. Adesso andiamo a vedere Asher Ong che chiude la gara degli anelli. Un Azarian, questo eseguito veramente bene senza sfruttare minimamente un po' di oscillazione, slancio appoggio, croce verticale. Hanno aumentato il valore di questo elemento delle croci in verticale, lui non l'ha eseguita nel migliore dei modi, anche perché come vedete l'impugnatura anche per lui tende un pochino a ricercare un aiuto, un supporto con la posizione del polso per andare in qualche modo a far leva sull'avambraccio. Gran volta di petto passata, doppio teso con due avvitamenti, buona l'uscita. Un ginnasta molto giovane, Igor, 19 anni,
suo cognome si pronuncia appunto Ong quando si parla in taishanese, ma è nato a Plano, in Texas. Ha due fratelli, Xander e Kiefer, entrambi ginnasti e membri della squadra nazionale. Abbiamo visto una delle uscite più complicate, più difficili. Se vogliamo stare proprio attenti al dettaglio, nella parte finale le gambe un pochino piegate, comunque sia un'uscita estremamente complicata, soprattutto per ricercare poi lo stop. Andiamo a vedere questo ginnasta molto potente al volteggio, William Emard. Su karateso con 2 avvitamenti e mezzo, evidente l'uscita e quindi la penalità. Comunque ottiene 14-0-33. Merita adesso però di essere ripresa l'esecuzione di Matteo Levantesi. Ecco l'arrivo di William Emard. Intanto si sta delineando una classifica. Che vede continui sconvolgimenti in questo momento. Eccolo Matteo. Maturato nettamente. Anche di fronte alle telecamere dobbiamo dire che è molto meno timido rispetto all'inizio. Ecco con Alberto Busnari. Forza. È cominciato l'esercizio di Matteo. Colpo di petto e subito Ale, un esercizio irto di difficoltà il suo. Una controchipa alla verticale, una gran volta di petto, un moi e subito cambio, volante, una gran volta di Amidov, no, peccato. No, Matteo, no. Cosa è successo, Igor? Adesso non so se è scivolato, perché per lui questo è un elemento molto naturale. Sì. Vediamo. Ha mancato la presa. E poi si è scomposto con il corpo. Allora, dall'inquadratura sembrerebbe che ha anticipato un po' troppo l'impostazione del giro. Ha anticipato un pochino troppo e quindi è arrivato in una posizione non favorevole per riuscire a proseguire. Lo rifà perfettamente, questo ha evidenza che non è un elemento per lui che è un problema, e adesso forse è anche un po' deconcentrato un pochino. No. Tieni Matteo, anche perché è un punteggio importante per la squadra, quindi forza. Ricordiamoci che lui è anche finalista proprio a questo attrezzo, doppio carpi in uscita, peccato per quella caduta e poi per uno sbandamento successivo. Adesso ha tutto il tempo di riprendere energia in vista della finale di specialità. Chiaramente non può essere soddisfatto, viene consolato dai compagni di squadra. Adesso hanno fatto rivedere questa gran volta di Amidov eseguita bene, poi successivamente l'elemento Bavshar. Comunque sono elementi molto complicati e sappiamo eseguire un errore ci può stare, non lo si vorrebbe mai. Però in attesa del punteggio di Matteo Levantesi ci fermiamo per qualche secondo e poi di nuovo in diretta dallo Sport Palais di Anversa. Momenti collegati con lo Sport Palais di Anversa, gentili telespettatori. Allora possiamo darvi la classifica provvisoria dopo la terza rotazione. E l'Italia purtroppo è scivolata in ottava piazza a causa anche, dobbiamo dirlo, dell'errore che ha provocato una caduta di Matteo Levantesi proprio nel suo attrezzo preferito e le parallele, dove ha ottenuto solo 12.366. Ma andiamo a vedere, Igor, la classifica provvisoria che vede al comando la Cina davanti a Gran Bretagna, Cina 127-163, Gran Bretagna 126-697, Svizzera
124-963, poi Giappone e Stati Uniti che però sono abbastanza vicini, e poi l'Italia termina, chiude la classifica con 122-630. È una classifica destinata, credo, a cambiare, Igor, perché adesso ci avviciniamo al momento cruciale della gara, cioè il giro di boa, e quindi Giappone e Stati Uniti, che avevano ottenuto rispettivamente prima e seconda posizione in fase di qualifica, devono in qualche modo dare una scossa alla gara. Allora, la Cina, nonostante ha commesso due cadute con l'atleta cinese alla sbarra, si trova comunque con un buon margine di vantaggio, con un mezzo punto rispetto alla Gran Bretagna. Consideriamo che Stati Uniti e Giappone adesso saranno al volteggio, quindi possibilità di incrementare un pochino il loro punteggio, quindi di portarsi vicine a Gran Bretagna e Svizzera. E la Cina è al corpo libero, comunque per tradizione, anche se è la squadra, se è la seconda squadra, dalla gara di qualificazione si sono visti alti contenuti, dipenderà molto dalla fattura dei loro esercizi. Comunque la Cina la vedo messa molto bene, e Giappone e Stati Uniti saranno lì lì a recuperare. Una squadra che comunque, quella della Svizzera, che è piacevolmente ben inserita adesso nel terzo gradino del podio, però chiaramente sarà un pochino più complicato per la Svizzera arrivare fino alla fine della gara e tenere questa posizione per gli attrezzi che le mancano. Vedremo dunque Cina e Svizzera al corpo libero, Stati Uniti e Giappone, come hai detto Igor, al volteggio. Ecco, intanto è partito Sun Wei, Canada e Gran Bretagna alle parallele, alla sbarra vedremo Italia e Germania. Due avvitamenti e di rimbalzo un salto teso, ben eseguito, rondata, flick, Tsukara ha avvitato, anche questo tenuto bene, rondata, due avvitamenti, anche qui ci sono state alcune modifiche al corpo libero, un avvitamento e mezzo vale come due, mezzo come uno. Due avvitamenti e mezzo e di rimbalzo un salto teso avvitato. Russi a terra, Fedorchenko. Chiamati Fedorchenko, esatto. Ginnasta del Kazakistan. Fortissimo al corpo libero, al volteggio e anche alla sbarra. Andiamo a vedere quest'altra diagonale di Wei Sun. Triplo avvitamento e primo atleta cinese al corpo libero, molto bene, bene, sì. Molto bene veramente. Sun Wei, che tra l'altro aveva ottenuto in qualifica questo attrezzo 13,60. A proposito di soprannomi, ma ti chiamano ancora Bilo? Sì, vabbè, il mio grande papà Carlo, il grande Carluccio, che probabilmente Andrea ci starà ascoltando, che saluto insieme a mia mamma Tiziana, che hanno tra l'altro settimana scorsa, il 15 settembre, compiuto 50 anni di matrimonio, mi chiama sempre Bilo da quando ho visto Dmitry Bilozerchev, quindi i miei più grandi sostenitori, che ringrazierò sempre. Coy Young, Stati Uniti, qua bisogna vedere se è andato fuori dalla pedana, e da questa inquadratura non lo comprendiamo. Young, che comunque ha ottenuto 14.666. Rivediamo da un'altra angolazione che ci dovrebbe consentire di vedere se lo statunitense ha commesso questa infrazione. Una ribaltata e un salto teso con due avvitamenti e mezzo. No, sì, invece, perché poi nel secondo spostamento è uscito. Comunque un salto di ottima fattura, composto, tenuto molto bene. Coy Young, adesso sarà il momento di Kaya Kazuma. Molto interessante andare a vedere alla sbarra, se la regia internazionale lo propone, Lucas Dauser, che è uno specialista. E qui è Langenegger, il secondo ginnasta al corpo libero.
due avvitamenti e di rimbalzo un salto teso. Provata Flick, Zucker avvitato, bravo, rincorsa, due avvitamenti avanti e mezzo, un salto teso con due avvitamenti avanti e mezzo, rondata, salto teso con due avvitamenti stoppato, molto preciso. Croce in verticale, tenuta bene. Rondata, due avvitamenti e mezzo, salto teso con un avvitamento leggermente scarso con un saltellino. Comunque sta eseguendo un buon esercizio. Rondata, Flick, triplo avvitamento, bravo, bravo. Langenegger si comporta molto bene, molto sicuro, mentre qui siamo sulla pedana delle parallele con quest'altro specialista, Max Whitlock. Una contro kip, una gran volta, un tippelt, un colpo di petto, un salto avanti con impugnatura brachiale, un alley, un dietro front su un ostaggio, salita in verticale, una impennata contro staccata, doppio salto carpiato, ben tenuto. Sì, anche se allora ricordiamo che abbiamo citato prima ovviamente Kohei Uchimura, un po' l'imperatore della ginnastica, se vogliamo, completo in tutti e sei gli attrezzi, ma Whitlock ha vinto ha partecipato a ben tre edizioni di giochi olimpici e si è già prenotato appunto per la Francia, vincendo ben sei medaglie, due bronzi, concorso a squadre e cavallo con maniglia a Londra 2012, due ori, corpo libero e cavallo con maniglia, e un bronzo nel concorso individuale a Rio de Janeiro e un oro al cavallo con maniglie a Tokyo 2020. È stato tre volte campione del mondo nel cavallo con maniglia. Glasgow 2015, Montreal 2017, Stoccarda 2019. Ma attenzione, andiamo a vedere adesso la risposta di Lin Chaopan al corpo libero. Lin Chaopan. Probabilmente è uscito leggermente dopo aver presentato un salto teso con due avvitamenti e un doppio salto avanti raccolto con la combinazione. Grande esplosività però da parte di Chaopan Lin. Sì, ora ha presentato un salto teso con due avvitamenti e mezzo e precedentemente una rincorsa e un doppio salto avanti carpiato. Ora un salto teso con due avvitamenti dietro. Rondata, due avvitamenti e mezzo indietro e di rimbalzo salto teso con un avvitamento, anche per lui elemento a terra Fedorchenko, molto veloce e dinamico. Una croce in verticale, un po' di respiro, ricordiamo il tempo appunto che l'hanno aumentato, la campanella ai 65, triplo avvitamento ben tenuto anche per lui, quindi secondo atleta cinese ha presentato ottimo, un ottimo esercizio. E la Cina, Igor, a mano che passano le rotazioni sta guadagnando sempre più credibilità per un podio possibile, mentre sembrava alla vigilia dovesse essere soltanto una faccenda tra Stati Uniti e Giappone.
È vero, perché come si sono presentati dopo la gara di qualificazione non facevano ben sperare. Ricordiamo comunque al volteggio Stati Uniti e Giappone, che hanno una grande opportunità di incrementare il loro punteggio, anche perché presentano dei salti molto complicati che avremo modo di vedere. Qui vediamo Kaya Kazuma su Karateso con 3 avvitamenti. E qui ci spostiamo invece alle parallele con James Hall. Mentre Hong, lo statunitense, ottiene ben 15-10, il che fa balzare per il momento al comando gli Stati Uniti della classifica. Così come il Giappone si è issato in seconda posizione, ma manca ancora la valutazione di Chao Pan Lin. Andiamo a seguire James Hall. Ora presenta un Makuz, ma avrà sicuramente una penalità perché c'è stata interruzione, e quindi si è potuto vedere che dopo il mezzo di Amidov è rimasto fermo e poi ha fatto il mezzo alley. Ora il nuovo regolamento non prevede questa sosta, ma bisogna farlo dinamico, senza sosta. Un grande atleta ucraino, Igor Korobichinsky, lo eseguiva in maniera magistrale. Bravo per l'uscita. Bene anche, sì. Lui, a James Hall, ha debuttato a livello internazionale come senior nel 2014, disputando la tappa di Coppa del Mondo di Glasgow. Ricordiamo anche che insieme a Dominic Cunningham, Joe Frazier, Courtney Tollock e Max Whitlock ha vinto la medaglia d'argento nel concorso a squadre ai campionati europei del 2018. Poi ha disputato i suoi primi campionati mondiali in occasione di Doha, mentre Chin Lin ottiene 13-80. Punteggio comunque interessante. Allora, Giappone in questo momento al comando, ma attenzione perché Hashimoto può dare un'ulteriore scossa alla classifica. Anche per lui Tsukara con 3 avvitamenti, eseguito benissimo. Bravo. Quindi, e intanto James Hall ha ottenuto 14.466, mentre Minami al volteggio prima di Hashimoto 15. Quindi davvero può essere un'ottima iniezione di fiducia per il Giappone questo attrezzo. Altri punteggi: Brendel tedesco alla sbarra, mentre che non viene inquadrata, però, perché è un peccato, ci sono gli italiani. Brendel, dicevo, 13-80, mentre si è esibito anche Yumin Abbadini. Tra poco dovremo avere il punteggio. Attenzione, è il momento di Asher Hong. Presenta un salto molto complicato, velocissimo. Tsukara doppio raccolto con un avvitamento, molto complicato questo salto e fa bene a esultare. Penso sia uno dei salti più complicati da presentare. Vediamolo nel dettaglio, Igor. La rincorsa, battuta sulla pedana, l'attacco, la rondata, lo Tsukara, doppio salto raccolto con l'avvitamento. E difficoltà 6, esecuzione 9-10. Quindi bravo. 15-10, tra l'altro non è neanche uscito dalla riga bianca, quindi nessuna penalità per lui. È uno di quei salti dove non si possono avere minimamente delle indecisioni o dei ripensamenti. Quando parti per fare questi salti devi essere estremamente concentrato. Momento
importantissimo per la Cina, per in qualche modo contrastare Stati Uniti e Giappone che al volteggio hanno fatto scintille. Bravo, bellissima questa combinazione, due avvitamenti e mezzo e di rimbalzo doppio avanti raccolto stoppato. Intanto Igor, scusa, è uscito il punteggio di Yumin Abadini, buono alla sbarra, 14-0-33. Bravissimo, rondata flick, Tsukara avvitato stoppato. Sta eseguendo un esercizio molto bello, molto pulito. Molto basso qui però. Molto probabilmente doveva eseguire un avvitamento in più, ma è arrivato molto scarso e se lo faranno vedere nell'immagine rallentata si potrà notare che dopo l'avvitamento e mezzo è rimasto molto indietro con le spalle, e quando rimani molto indietro con le spalle è complicato riuscire a sfruttare la spinta per portare il corpo in avanti ed eseguire un movimento come quello che avrebbe dovuto eseguire, cioè due avvitamenti e mezzo, ma per recuperare ne ha fatto uno e mezzo. Salto teso e di rimbalzo salto teso con due avvitamenti. Ora la rincorsa per la parte finale, triplo avvitamento. Bravo, comunque bravo, ha recuperato. A parte quella difficoltà che non è riuscito a eseguire alla perfezione, comunque con questo esercizio possiamo dire che con Su Weide la Cina è ancora in corsa. Buon controllo. E qui andiamo adesso con Jake Jarman. Bravo, contro Kip con mezzo giro, un Diamidov, un Moi un po' sporco, elemento Bavshar, come on, come on, Tippet, un dietro front non perfettamente sulla verticale, doppio salto avanti mezzo giro, bravo. Jake Jarman, mamma filippina, papà britannico, ha vissuto a Cebu nelle Filippine per 2 anni, poi è tornato in Europa agli Europei di Monaco, lo scorso anno ha vinto l'oro nel volteggio precedendo l'armeno Artur Davtian e l'ucraino Radivilov, e il bronzo nel corpo libero superato da Dolgo Piatta l'israeliano e dall'ungherese Mezzaros. Ha ottenuto tra l'altro la medaglia d'oro nel concorso a squadre con Fraser, Hall, Regini Moran e Carten et Hallock. Andiamo adesso alla pedana del volteggio. Bravo, gran salto, anche per lui uno Tsukara con 3 avvitamenti, stoppato. Kazuki Minami, che per questo esercizio ottiene 15. E qui Giappone e Stati Uniti stanno recuperando le posizioni che loro spettano. Qui siamo adesso sulla pedana delle parallele con Felix Dolci, il canadese. Contro kip con mezzo giro, una contro kip, un Diamidov, una gran volta, colpo di petto, salto avanti, impresa brachiale, elemento Tippelt, un dietro front ed ora colpo di petto, doppio avanti, mezzo giro, stoppato. Sì, un po' divaricate le gambe, ricordiamo che Dolci, molto giovane, 21 anni, è il campione del mondo juniores del 2019 agli anelli e fa parte della squadra nazionale canadese ormai dal 2017.
brutto infortunio per lui nel 2018 alla spalla, che gli ha impedito di essere in pedana per diverso tempo. E adesso andiamo a vedere Noe Seifert, lo svizzero, al corpo libero, ultimo ginnasta per questa quarta rotazione. Rincorsa, bravo, ha recuperato molto bene, salto teso con un avvitamento, di rimbalzo il doppio salto raccolto, ribaltata doppio salto avanti carpiato, è arrivato un po' troppo con le spalle avanti, quindi avrà una penalità di almeno 3 decimi. Rondata 2 avvitamenti con l'arrivo stoppato, molto importante per lui ma in funzione della squadra questo terzo esercizio e ultimo di questa rotazione al corpo libero. Salita alla verticale a gambe unite, stesso elemento che presenta anche il nostro Nicola Bartolini, che ammireremo più tardi al corpo libero nella successiva rotazione. 2 avvitamenti e mezzo indietro e di rimbalzo un salto teso. Rondata, flick, triplo avvitamento. Comunque questo è un ginnasta che può ancora dare molto, Igor può crescere, ricordiamo che ha appena 24 anni, in nazionale è allenato da un altro ex grande della nazionale svizzera, vale a dire Claudio Capelli. Allora, vediamo se riusciamo ad avere, dobbiamo aspettare il punteggio di Seifert. In questo momento il Giappone è al comando con 169 e 230, precede la Gran Bretagna 169-129, poi la Cina 169-096, gli Stati Uniti sono a 167-963. Ecco, io direi che sono queste le quattro squadre, Igor, che vanno a lottare per l'oro, perché poi il divario con Canada 164 e Italia 162. Andiamo a vedere il volteggio. Questo è un replay, difficoltà di partenza di 5,60. Rondata, flick, doppio salto carpiato, anche questo molto complesso, molto complicato dalla Yurchenko, quindi rondata, flick e doppio salto carpiato dietro. Ricordiamo un grande atleta greco che vinse proprio la medaglia d'oro alle Olimpiadi ad Atlanta 96 al corpo libero, Ioannis Melissanidis. Sì, come no. Che è stato il primo a eseguire rondata flick e doppio salto raccolto. Allora, abbiamo la classifica perché è uscito il punteggio di Seifert, quindi Giappone al comando, davanti alla Gran Bretagna, terza la Cina, quarti gli Stati Uniti. Italia in questo momento occupa la 7ª posizione con 162 e 662, ma adesso sarà la volta del corpo libero e vedremo proprio Germania e Italia, mentre Svizzera e Cina al cavallo con maniglia, Giappone e Stati Uniti alle parallele e poi alla sbarra Gran Bretagna e Canada. Ci fermiamo per qualche secondo e poi di nuovo in diretta dal Palais di Anversa.
nuovamente collegati con il palais di Anversa ed è partita la quinta rotazione. Ci stiamo avvicinando, gentili telespettatori, sempre di più al momento della verità ed è partito alla sbarra Max Whitlock. In questa rotazione vedremo Gran Bretagna e Canada alla sbarra, Giappone e Stati Uniti alle parallele, l'Italia sarà impegnata con la Germania al corpo libero, mentre al cavallo con maniglie Svizzera e Cina. Vi ricordo che la classifica vede al comando Giappone, staccato di un punto proprio la Gran Bretagna, e da questo, per questa importanza l'esercizio di Whitlock. Poi terzo posto per la Cina, che si è ripresa un po' anche a sorpresa rispetto alla qualifica, ed ecco l'uscita buona per Whitlock, che conferma tutte le sue doti di leader della squadra britannica. Stati Uniti, dicevo, in quarta posizione, poi Canada quinto, Svizzera è sesta, l'Italia è settima, ottavo posto per la Germania. Quindi una classifica ancora però da non definirsi certa, si deciderà come tutte le gare di altissimo livello, gentili telespettatori. Ecco intanto Salvatore Scintu, figura storica della ginnastica artistica, fisioterapista, ma non solo, veramente una figura importante. E adesso vediamo la preparazione di Kazuma Kaya alle parallele. Kaya che si incoraggia da solo, 26 anni, nato a Chiba. Giappone specialista alle parallele, impennata, salto avanti, omna. Makuz anche per lui sullo stesso criterio del nuovo regolamento avrà una penalità perché si è fermato e deve essere continuato l'elemento. Estremamente dinamico, bella questa controkick con mezzo giro seguita da una controkick con le braccia completamente tese, perché presentare questi elementi con le braccia leggermente piegati naturalmente ha una penalità. Elemento Bavshar, quindi il tippelt arrivando in sospensione un po' basso, non ampissimo, anche questo con le gambe leggermente flesse. Colpo di petto, parte finale col doppio avanti raccolto mezzo giro stoppato. Molto bene, bravo per Kazuma Kaya, classe 96, nell'anno del suo debutto del 2015 è diventato campione mondiale a Glasgow con la squadra, dove c'era anche Kohei Uchimura, ha vinto anche la medaglia di bronzo al cavallo con maniglie a pari merito con l'armeno Merdinian e decimo nel concorso individuale. Ecco qui intanto che Whitlock ottiene 13.40, ha eseguito Igor un esercizio di contenimento non rischiando molto e lo conferma anche il valore della difficoltà, 5.10. Siamo al cavallo con maniglie con Hao You. Una controrotazione in punta, non è uno specialista del cavallo con maniglie, quindi dovrà cercare di contenere al massimo, salita in verticale ma dalla forbice forse gliela riconosceranno, ma con una penalità perché non è arrivato completamente in verticale. Una camminata in avanti, camminata dietro, mulinello sulla maniglia, stock l'inverso, bene, bravo per il discorso di squadra. Allora intanto è uscito il punteggio importante di Kazuma Kaya alle parallele, 14.733, e adesso è il momento di Frederick Richard. Yuao lo vedremo poi all'anello, dove è un grande specialista, e per la Cina portare a casa tre esercizi al cavallo con maniglie anche senza prendere
punteggi importantissimi, visto la posizione che hanno e l'attrezzo successivo all'anello, con il grande specialista che è primo dopo la gara di qualificazione all'anello, dove prenderà un punteggio vicino al 15, potrà fare la differenza per una posizione del podio. Tra l'altro Richard è uno specialista delle parallele, in qualifica ha ottenuto 14,60. Inizia molto bene con questo colpo di petto e dietro front, bello anche questo elemento, seguito da salto avanti con le gambe aperte in posizione brachiale, una gran volta, elemento Bavshar, loro connazionale che l'ha inventato Ray Bavshar, elemento Tippelt, un alley. Un Diamidov con un doppio spostamento, bruttino anche dietro front, doppio avanti. Ha fatto un bel esercizio in due elementi paradossalmente semplici, si è un po' perso via dove ha lasciato lì anche quasi mezzo punto. Ma guarda, poi c'è una particolarità di Richard che poteva diventare senior nello scorso anno, ma ha deciso di rimanere a livello junior nelle competizioni internazionali, probabilmente per maturare maggiormente. Intanto è uscito il punteggio al corpo libero di Yumin Abbadini, 13,90. Qui bravo, un ottimo punteggio. Qui la nostra punta ovviamente è Nicola Bartolini. E adesso andiamo a vedere alla sbarra James Hall, impugnatura mista per partire. Cassina. Non lo volevo dire, ma. Coleman. Caccio fa gambe aperte un po' lungo. Peccato. Peccato. È andato. Ho un po' sorriso quando ho detto Cassina, perché ricordo i primi commenti che facevo insieme a te, Andrea. Non dicevo l'atleta ha presentato il movimento Cassina, perché mi faceva in qualche modo un po' strano commentare e dire che facevano il mio movimento. Poi insomma ci ho preso mano. Sei entrato nel codice internazionale dei punteggi, per cui cubitale con un giro un po' basso, ricordiamo che bisogna rimanere nei 15 gradi altrimenti si ha una penalità da 1, 3 o 5. Caricamento doppio teso, due avvitamenti, stoppato, bene. Però la caduta un punto. Peccato, perché tra l'altro lui ai campionati europei di Glasgow del 2018 si era classificato proprio quinto alla sbarra, è uno specialista, è comunque un ginnasta completo su tutti gli attrezzi. 14,033, quindi 7 decimi lontano da Kaya. Mentre si sta preparando Lorenzo Mincasali al corpo libero, ma giustamente la regia internazionale pone l'attenzione su Daiki Hashimoto. Due degli attrezzi a lui più congeniali, due anche tra quelli un pochino più complicati, ma per lui estremamente favorevoli, parallela e poi sbarra. Alley, una contro kip con mezzo giro molto bene eseguita, una contro kip, una gran volta, colpo di petto, salto avanti molto ampio, molto elegante Hashimoto, cambio, elemento Bavshar anche per lui. Movimento Tippelt, salita alla verticale, estremamente fluido. Dietro front, tenuto molto bene. Ed ora la parte finale, colpo di petto, doppio avanti, mezzo giro perfetto. Molto bravissimo. Hashimoto, questo ginnasta nato a Chiba,
specializzato soprattutto nella sbarra e nel corpo libero. Ricordo che ai giochi di Tokyo vinse l'oro nel concorso individuale nella sbarra e l'argento nel concorso squadre. Tra l'altro è stato campione del mondo nell'all around ai mondiali di Liverpool dello scorso anno, per cui fa un po' strano Igor, anche per questo motivo, vederlo fuori dalla finale dei migliori 24, arrivato, pensate, terzo giapponese, mentre James Hall, a causa anche della caduta, 12.433. La Gran Bretagna rischia di perdere terreno. Attenzione, ci spostiamo a cavallo con maniglie, dove c'è Wei Sun per la Cina. Secondo dei tre, inizia molto bene con le due forbici, una dorsale e frontale alla verticale. Buon mulinello per lui come ampiezza, si vede quando il bacino è molto più alto rispetto alle maniglie e alla groppa stessa, vedete il bacino molto alto. Ora la camminata in avanti, la camminata dietro, uscita molto bene, molto decisa la Cina. Bravo. È una Cina diversa, Igor, da quella che abbiamo potuto vedere nel corso delle qualifiche, anche come atteggiamento caratteriale. Ha sprecato molto più energie adesso a risultare che non nell'esercizio. Bravo, è stato molto bravo, secondo dei tre a salire. Cavallo, lo sappiamo che è un po' da definire come la trave nel settore femminile. Intanto Lorenzo Mincasali ha ottenuto un buon 14.066 al corpo libero. Noi ci aspettiamo, mentre Hashimoto 14.866 alle parallele, noi ci aspettiamo che la regia internazionale poi punti la telecamera sul capitano azzurro Nicola Bartolini, mentre ora è impegnato, sempre al corpo libero, Klessing. Ripeto, Casali, difficoltà 5,60, buona l'esecuzione con 8,466. Per cultura il Giappone è estremamente affascinato da vincere la medaglia d'oro nel concorso a squadre, quindi tutte le loro strategie sono finalizzate a portare la squadra a vincere la medaglia del colore più nobile, a differenza dell'all round. Andiamo a vedere adesso Jack Jarman alla sbarra, ultimo britannico a salire a questo attrezzo. Catch off teso, caricamento, catch off a gambe aperte, con le nuove modifiche il catch off a gambe aperte rimane uguale al catch off normale senza mezzo giro, quindi per questo motivo sarà molto complicato pensare di vedere qualche atleta che ripresenterà il catch off a mezzo giro o catch off unito a mezzo giro. Doppio teso, due evitamenti. Bene per Jarman. Sarà solamente il punteggio finale un po' basso perché la sua difficoltà non è elevata. Esercizio da squadra, diciamo, Igor. Sì, da estremo contenimento. Quell'estremo contenimento è un modo diplomatico per dire che insomma poteva fare molto meglio, capito? Va bene. Andiamo a vedere adesso Kaito Sugimoto, l'ultimo atleta nipponico impegnato alle parallele. Impennata, salto avanti, molto fluido, Alei. Colpo di petto e dietro front, una penalità perché è arrivato sulla verticale, si è visto molto bene con le braccia un po' flesse. Ora una contro kip, una gran volta, un colpo di petto, salto avanti con impugnatura brachiale,
ci sono alcuni atleti che lo presentano anche alla sospensione. Bellissimo. Bello questo Bavshar, ampissimo elemento Tippelt. Tra poco scenderà in pedana Nicola Bartolini. Sì, speriamo almeno che ce lo facciano vedere come replay. Parte finale, colpo di petto, doppio avanti, mezzo giro, bravissimo. 23 anni per Sugimoto, che aveva cominciato con il nuoto. Intanto vediamo lontano dal replay dell'atleta nipponico Nicola Bartolini, che sta eseguendo il corpo libero e che meriterebbe da parte della regia internazionale di essere riproposto. Andiamo in radiocronaca, Igor. Ha eseguito le prime due diagonali perfette, ora avvitamento e mezzo dietro e di rimbalzo salto teso con due avvitamenti stoppato, un avvitamento e mezzo leggero saltello. Sul cavallo con maniglie, atleta cinese, parte su una maniglia ben eseguita, russo, un po' chiuso adesso, camminata in avanti, camminata dietro, non dello stesso valore del connazionale, esercizio di valore inferiore, però ha portato a casa il terzo esercizio. Tanto Nicola ha eseguito un eccellente esercizio, ci piacerebbe molto che la regia internazionale lo riproponesse. Merita di essere rivisto l'esercizio di Nicola Bartolini, che a questo attrezzo, vi ricordo, si è laureato campione del mondo in Giappone a Kitayushu nel 2021. Qui, per un banale errore nel finale, è andato in decima posizione fuori dai migliori otto. Ma come ha già detto proprio ai nostri microfoni, per lui era importante la prima cosa la squadra, poi tutto il resto. E Sugimoto ottiene 14.833. Il Giappone va a consolidare, Igor, la sua posizione in vetta alla classifica, mentre dobbiamo aspettare ancora, ecco, Moldauer, che è l'ultima risposta alle parallele del Giappone, mentre stiamo aspettando il punteggio di Nicola Bartolini. Contro Kip, bellissima. Contro Kip, mezzo giro, altrettanto bella, composto e tenuto. Di Amidov, gran volta di Amidov, gran volta, bella questa combinazione, gran volta Makuz, estremamente delicata. Intanto scusami Nicola, ha ottenuto 14.033. Wow, è stato bravo a recuperare Makuz. Alley, let's go, colpo di petto, salto dietro, mezzo giro, arrivo brachiale, dai che ormai sei verso la parte finale, gran volta, salto dietro, mezzo giro col corpo teso. Dai, parte finale, colpo di petto, doppio mezzo, bravo. Bravo. Stati Uniti che andranno molto probabilmente a insidiare la Cina al secondo posto provvisorio. Intanto, ripeto, Nicola Bartolini ha ottenuto 14.033 con 5.90 di difficoltà, 8.133 di esecuzione. È un buon punteggio, anche se il miglior risultato l'ha ottenuto per l'Italia a questo attrezzo Lorenzo Min Casali con 14.066. Eccolo Nicola. Allora, possiamo ammirare davvero questo replay, tutte le sue difficoltà, grande concentrazione anche nell'ingresso in pedana, elegante. Sì, soprattutto per chi ci sta seguendo da casa, notare la sua precisione, la sua pulizia, la sua compostezza e la sicurezza
toccabile, palpabile. Due avvitamenti e mezzo stoppato. Ribaltata, doppio avanti carpiato con mezzo giro. Ora presenta lo Tsukara avvitato, doppio salto con due avvitamenti. Bravo. Un avvitamento e mezzo, salto teso con due avvitamenti, stoppato. Un avvitamento e mezzo. Vedete il pieno controllo che ha. Una salita alla verticale a gambe unite. Molto preciso. Due avvitamenti e mezzo, salto teso. Guarda il tempo, avete visto con lo sguardo. Rondata. Tre avvitamenti dietro. Bravo. Bene, Nicola ha mostrato anche in questa circostanza grande maturità e lo vedremo ancora, gentili telespettatori, nella sesta rotazione al cavallo con maniglie. Intanto Moldauer ottiene 14.933, quindi si è un po' ristabilito quello della qualifica come classifica, Igor. Giappone è primo con 213.662, poi Stati Uniti in seconda posizione con 211.129, la Cina è terza con 209.962, quarta la Gran Bretagna 208.162 e quinta l'Italia. Quindi l'Italia si è un po' risollevata grazie proprio al corpo libero. Poi Svizzera, Germania e Canada. E adesso, signori, attenzione, c'è il gran finale. Igor, vedi i distacchi, 2.5 dagli Stati Uniti rispetto al Giappone, la Cina 3.70, Cina che era rimasta in testa per quasi tutte le rotazioni. L'ultima parte sarà davvero quella più emozionante e vedremo Giappone e Stati Uniti impegnati alla sbarra. L'Italia sarà con la Germania al cavallo con maniglie, al corpo libero Canada e Gran Bretagna, agli anelli Cina e Svizzera. Dammi una tua previsione, Igor, sul risultato finale, vista anche la tua esperienza. Certo che la diamo la previsione, ci piace metterci in gioco e avendo fatto un pochino di valutazione sappiamo perfettamente che il nostro è uno di quegli sport che fino a quando non vedi la classifica finale non puoi dire lui arriva primo o questa squadra arriva terza, ma di fatto guardando un pochino la situazione il mio verdetto sarà Giappone, Cina, Stati Uniti. Perché metti la Cina prima degli Stati Uniti, Igor? Perché la Cina adesso andrà all'anello e ha due atleti che possono prendere un punteggio molto importante. Alla sbarra sappiamo che comunque è un attrezzo molto ostico ed è più facile andare incontro a un errore, a un'imprecisione. Quindi sulla carta lascio comunque il Giappone, poi la Cina che andrà a recuperare qualcosa sugli anelli e Stati Uniti terzi. Poi insomma vedere l'Italia a ridosso del podio sarebbe molto interessante. Sì, c'è da dire che tra il bronzo e l'Italia ci sono 5 punti, non sono pochi, e in mezzo c'è anche la Gran Bretagna con 208.162. Però già mettere alle spalle Svizzera, Germania e Canada è un eccellente risultato e tra l'altro andrebbe a migliorare. Ecco, intanto qui vediamo Paolo Pedrotti con Alberto Busnari andare a sistemare gli staggi del cavallo con maniglie. Sì, mantenere la quinta posizione sarebbe, cioè a ridosso del podio intendo la quarta posizione, è complicato perché comunque la Gran Bretagna andrà al corpo libero e il corpo libero hanno delle ottime cartucce. Tra l'altro vedremo un esercizio notevole di colui che presenterà un elemento anche nuovo, probabilmente lo presenterà nella finale di specialità. Ecco, ed è cominciata la gara alla sbarra e andiamo a vedere subito Koi Yang. Yamawaki. Ha
una cubitale con un giro, impugnatura mista, bene, proprio sulla verticale, precisissimo. Cubitale con mezzo giro, questa un po' più bassa, quindi avrà una penalità. Caricamento per il salto Kachov teso. Ora altro caricamento per il salto Kachov a gambe aperte, molto lungo, uno stalder. Doppio teso, due avvitamenti, un saltello. Esercizio di buona fattura, ma la difficoltà un po' bassa, ovvio, in virtù di quello che si stanno giocando. Primo dei tre a salire, sicuramente sì. Buono. Dai. Poi dobbiamo anche considerare che lui è specialista soprattutto del cavallo con maniglia, tanto che è diventato quest'anno proprio il campione panamericano a questo attrezzo, e ha appena 20 anni, Igor, per cui anche la sbarra richiede una certa maturità. Mentre vediamo, pronto Mario Macchiati al cavallo con maniglie, la regia però va su Yang Liu agli anelli, ma i punti di forza sono Wei Sun e Ao You. Yang Liu, bellissimo questo elemento dalla sospensione, è salito di forza alla croce verticale, guardate questo slancio appoggio croce verticale perfetto. Jonasson, anche questo elemento, ha una croce, le spalle allineate agli anelli, sale alla rondine, perfetto. Yamawaki, slancio appoggio rondine, anche questa molto molto bella. Nakayama, battuta croce. In diverse occasioni in questo momento lui ruotava a 360 gradi il viso, così come cosa simpatica, non so se gli hanno detto non farlo più o se lo farà in finale. Ottimo anche con a parte il passettino, e questo esercizio vale a Liu ben 15, 6,40 di difficoltà, quindi valore molto alto, Igor, e 8,60 di esecuzione per questo ginnasta di 29 anni, molto esperto. Mentre al corpo libero Cournoyer del Canada ottiene appena 12,60, ecco Yang 12,833, e ho l'impressione che si stia verificando un po' quanto avevi previsto, Igor. Kazuma Kaya, impugnatura mista, presa di slancio, cambio di impugnatura, perno, grande caricamento, Coleman, quindi il doppio raccolto con un avvitamento, caricamento per il Kachov teso, bravo, ben eseguito, caricamento per il Kachov a gambe aperte. Ora una cubitale con un giro, ben eseguita. Cubitale mezzo giro, anche questa molto ben eseguita. Elemento braglia, che hanno aumentato di difficoltà. E stagra gambe unite, ormai parte finale che andrà benissimo. Ed ecco Kaya, benissimo, fermo. Questo ginnasta che è stato ispirato a praticare la ginnastica dopo aver visto in televisione la formazione nipponica vincere l'oro nella gara a squadra ai Giochi Olimpici di Atene del 2004. Intanto Macchiati, complice purtroppo delle cadute, ha ottenuto solo 10,633 al cavallo con maniglie. Ora dovranno cercare di far risalire un po' la corrente Yumin Abbadini e Nicola Bartolini. Ottimo il 15 di Liu, come abbiamo detto. Adesso sarà il momento di Wei Sun, mentre Langenegger, lo svizzero, ha ottenuto solo 13. Attenzione a Wei Sun.
si lancia appoggio orizzontale a gambe unite, scende alla rondine, slancio appoggio rondine, Jonasson, Yamawaki, Omna, croce, un'altra fattura naturalmente questo esercizio rispetto al precedente, ma comunque sia buono per pensare di vedere la Cina avvicinarsi alla medaglia d'argento. Gran volta di petto, una bella linea, vediamo la parte finale. Wei Sun, ricordiamo che nel 2018 è diventato campione del mondo a Doha con Deng Shudi, Liu Xiaopan, Xiao Ruoteng e Zhou Jingguan davanti a Russia e Giappone. Un po' alte le spalle rispetto agli anelli, Igor. James Hall intanto ha ottenuto 13.966, mentre Yumi Nabadini è caduto. L'Italia rischia davvero di andare in ultima posizione. Yumi Nabadini è inciampato proprio su un ostaggio, su un appoggio, Igor. Inevitabile la caduta. Diciamo che per gli azzurri la cosa più importante era accedere direttamente alle Olimpiadi, l'hanno fatto, quindi va bene anche così. Missione compiuta. Poi tra l'altro abbiamo due individualisti nella finale all around e un finalista nella specialità alle parallele. Yumi Nabadini anche in fase di uscita, perché dobbiamo dire le cose come sono, Igor, dobbiamo fotografare la realtà, anche in uscita ha avuto un attimo di esitazione, probabilmente deconcentrato dall'errore precedente. Ma andiamo alla sbarra, dove c'è Paul Yuda. Sta eseguendo un buon esercizio con i due salti catch-off, belli ampi, impugnati bene. Ora una cubitale mezzo giro ben eseguita, il caricamento per la parte finale, doppio teso, un avvitamento stoppato. Ottimo. Secondo me hanno fatto una scuola per chi esultanza. Esulta in modo più impattante. Bravi, adesso scherzi a parte, è estremamente bello e piacevole poter vedere atleti che dopo la loro performance trasferiscono le loro emozioni, cosa che per me è sempre stata un po' complicata, trasferire le mie emozioni, sono sempre stato un pochino freddo e anche su questo... Vabbè, però voglio dire, era anche un modo per mantenere alta la concentrazione, Igor. Non è che per forza bisogna essere esplosivi al termine di un esercizio andato bene. Esatto, grazie Andrea. Ma diciamo che colgo l'occasione, insomma, per fare un altro ringraziamento a Valentina, che grazie a lei ho imparato in questi anni, insomma, a vivere meglio le mie emozioni, che sono uno stato interiore molto importante, soprattutto quando si parla di sport a questi livelli, saperle vivere, gestirle bene e trasferirle ha una duplice valenza per portarci a casa poi quel risultato più importante, che è l'esperienza che ne facciamo. Bene. Harry Epworth, Gran Bretagna, è uscito di pedana. È uscito dopo aver presentato un doppio raccolto con tre avvitamenti. Un grande peccato. Questa è una caduta. Basta anche un dito sul tappeto che equivale a una caduta. Molto potente Epworth. Estremamente. Ma non controlla. Rondata, due avvitamenti e mezzo, salto teso. Rondata, Tsukara avvitato. Intanto Yumi Nabadini ha ottenuto 12.733. Rondata, triplo avvitamento, uscito di pedana. Un'altra volta, tre uscite di pedana per Harry Epworth.
E ora siamo al rush finale alla sbarra con l'atleta statunitense Richard Frederick e poi avremo Daiki Hashimoto. Sì, ecco, la sfida tra Richard e Hashimoto può davvero decidere tutto, anche se personalmente, Igor, vedo in pole position Hashimoto rispetto a Richard. Lo ha dimostrato del resto Hashimoto di essere un grande ginnasta, mentre Yuda ha ottenuto 13.933 alle parallele poco fa. Andiamo adesso però in casa Cina con Ao You. Mentre tra poco sarà il momento di Nicola Bartolini al cavallo con maniglia. Ayu basta prendere 14 per essere sicuro come squadra di essere al secondo posto. Anche per lui stessa prima parte, con una salita dalla sospensione alla croce verticale e adesso salita all'orizzontale. Lancio appoggio rondine, anche questa molto bella, tenuta molto bene. Capovolta alla verticale. Guzzoghi teso. Azarian. Lui solitamente presenta un doppio teso con due avvitamenti nella parte finale. Vediamo se lo presenterà anche in questa occasione. Bella questa parte. Molto più pulito rispetto al solito. Slancia appoggio verticale. Ha semplicemente un po' le braccia leggermente flesse. Doppio teso, due avvitamenti. Eccolo, bravo. E ha fermato, anche se in maniera non proprio simmetrica come posizione delle gambe. La Cina credo che abbia veramente fatto centro, anche perché nel frattempo dobbiamo aspettare il punteggio di Richard. Poi rivediamo ancora l'esercizio di You. Tanto sta eseguendo l'esercizio Nicola. Dai anche tu, ecco Frederick. Richard, ecco Richard. Ultimo ginnasta statunitense a salire alla sbarra. Grande caricamento per il Cassina, eseguito molto bene, molto ampio. Ora il Coleman, anche questo eseguito molto bene. Altro caricamento per il catch of teso. Caricamento per il catch of a gambe aperte e il catch of unito. Sta eseguendo un bel esercizio, una cubitale con un giro. Beh, in precisione, però è stato bravo a recuperare. Cubitale con mezzo giro, si prepara per la parte finale, vediamo se stop a doppio teso 2. Bravo. Bravo, ed è stato il primo sbarrista a proporre una serie continua di voli, Igor. Mentre Nicola Bartolini ha appena terminato il cavallo con maniglie, gli Stati Uniti si sentono sicuri di aver conquistato la medaglia. Adesso bisogna vedere di quale colore. Giappone e Stati Uniti insieme, vicini, mentre 14.866 per You. Quindi è una lotta veramente tra Cina, Giappone e Stati Uniti. Mentre qui andiamo in casa Gran Bretagna con Jake Jorman.
ultimo ginnasta al corpo libero. Allora, al comando provvisorio c'è la Cina con 253.794, mentre Nicola ha ottenuto 13.133 al cavallo con maniglie, il migliore degli azzurri in questa attrezzo. Jack Jarman. È lui che è in grado di presentare doppio teso con 3,5 vitamenti, non so se lo presenterà oggi. Rondata flick, no, è stato naturalmente molto più tranquillo. Però ha una... si fa per dire, eh? Si fa per dire. Rondata flick, guardate, come seconda diagonale presenta un doppio salto raccolto con solo 3 avvitamenti. Rondata, Zucara avvitato, cioè anche da fermo lo fa. Ha una potenza, un'esplosività, triplo avvitamento stoppato. Ecco i Fedorchenko, non sono molto alti, ma non ampissimo. Grande rincorsa. Salto teso con un avvitamento e di rimbalzo, salto teso con 2,5 avvitamenti. Salto teso con 2 avvitamenti. Parte finale, rondata, triplo avvitamento e mezzo. Ecco, solo 3 non andava bene. L'ha fatto nel finale. Dobbiamo aspettare, Igor, però, il punteggio dello statunitense Frederick Richard, e ancora deve salire Daiki Hashimoto. Allora, facendo due calcoli, ad Hashimoto basta prendere 12.600 per essere al primo posto con la squadra. Direi che è un risultato assolutamente alla sua portata, senza ombra di dubbio. Consideriamo che nella gara di qualificazione ha preso 15 alla sbarra. Eccolo Hashimoto. Quindi insomma... 14.533 per Richard, è un buon punteggio, ma che colloca gli Stati Uniti dietro la Cina. Cina 253.794, Stati Uniti 252.428. Mi ha sempre affascinato il Giappone, che nonostante arrivano alla fine dell'attrezzo e con poco possono vincere, loro fanno il loro esercizio. Ricordo sempre anche il grande Uchimura. Vediamo, caricamento. Cassina, altro caricamento, Coleman raccolto, catch off teso, mi sono emozionato, ho detto Coleman raccolto ma è semplicemente Coleman, catch off a gambe aperte, che classe e soprattutto che testa, cubitale con un giro un po' bassa. Ci vuole una testa, una concentrazione, una freddezza, una lucidità. Sbarra, ultimo attrezzo. Sai che facendo il tuo esercizio porti la tua squadra a vincere il campionato del mondo. E secondo me grande. Ce l'ha fatta. Hashimoto, un esercizio veramente da applausi. Hashimoto si conferma davvero una stella, questo giovanissimo ginnasta nipponico. Mentre tutta la squadra, ecco, intanto richiede l'applauso del Palais di Anversa. Bravo, anche grande temperamento nel dimostrare che nonostante dopo la gara di qualificazione sei terzo e non puoi partecipare alla finale all round, riesci veramente a trasferire tutto te stesso proprio in virtù della grande cultura che loro hanno per questa finale. Ma poi, come hai detto giustamente, Igor, il Giappone non risparmia nulla, non fa calcoli. Tu prima avevi detto bastava un po' più di 12. Lui è partito per fare il massimo. Allora dobbiamo soltanto aspettare e poi il punteggio di Hashimoto e poi si avvererà il pronostico di Igor Cassina, che vedeva la Cina in seconda posizione. L'Italia intanto è settima
con 241 e 160, ma come giustamente sottolineato Igor, oltre a essere tra le migliori 8 al mondo, era importante ottenere il pass subito per l'Olimpiade in Francia. Missione compiuta. Missione compiuta, sì. Quindi da 1 a 10, 100 all'Italia per quello che ha fatto. Aspettiamo ancora con ansia Hashimoto. Vi ricordo tra l'altro l'appuntamento domani sempre intorno alle 19.25 su Rai Sport, perché ci sarà la finale a squadre femminile con l'Italia che si è qualificata con il quinto punteggio, un'Italia splendida plasmata da Enrico Casella con l'aiuto di Monica Bergamelli e Marco Campodonico. 14.366, Giappone vince la medaglia d'oro. Giappone con 255.594, poi Cina con 253.794 e poi Stati Uniti con 252.428. Fuori dal podio non di molto la Gran Bretagna con 249.461. L'Italia chiude in ottava posizione con 241.160. Allora Igor, in chiusura che cosa abbiamo visto questa sera? Giappone stratosferico, un grande recupero della Cina, gli Stati Uniti una grande conferma, e il fatto che spiace aver visto l'Italia nella parte finale della gara aver commesso degli errori, ottavo posto, ma come abbiamo detto precedentemente l'aspetto più importante era portarci a casa il pass e l'accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ci siamo riusciti.